Prato, fai sì. Siglo. Altro, c'è anche una patch di Ant di 4 giga che ha rimesso la mappa vecchia. Ma intanto non possiamo giocarlo, cioè non, cioè, direi assolutamente regge. No, anche perché patcharlo a parte è un problema. Quello, ma comunque tanto se non vi regge la connessione non si può. Amici, metto, non mi apre palle... neanche Eurotrack. Quello patch, non credo sia la mappa vecchia, ma rifatta. Sì, dice che non si connette a Steam e non mi ricordo cos'è. Ma potresti giocare in single player, cioè offline, credo. Non so, riprovo. No, ma se non gli apri Steam... Ma posso comunque giocarlo single player. Cioè, da sì, però dopo un po'... Cioè, li carica e dopo un po' gli dice sei offline, fai cagare il cazzo, merda. Proprio così. Per ora non si sta aprendo. Oh no, Eurotrack c'era una patch di 460 mega. Cafarla. Amici, ma sono diventato telefono. Al buio, sì, devo aprire come i vecchi tempi. Altro, ho cambiato il menu di Eurotrack. Dove sta andando? Ah, c'era fuori l'interruttore? No, è troppo giallo, dai. No, è troppo giallo. Devo resistere con la luce negli occhi. No, le carte ci sono, ma non... come facciamo con... È veramente terrificante questa luce gialla. La faremo appena riusciamo. Sì. Ma le carte non sono arrivate qui. Tutti insieme. Dai, ne apro una. Le mie. Che cazzo apri che non si vede? Non aprire, non si vede. No, un si cazzo. Vede tutto di merda, si vede, non ha senso. Cioè, piuttosto potevo aprirle io, quello sì, però. Vabbè, te si vede di merda anche quando vedi bene, quindi mi sa che non è il nulla. Sì, infatti, non so che... Cioè, siamo veramente nella merda pubblica. La creo io. Tanto io sto pacciando. Ce la faccio più, ragazzi. Sì, Vec, c'è. Tanto mi sa che sei l'unico che può giocare insieme agli Ezzar per adesso, quindi... No, io posso giocare. Che dai, apriti! Ovviamente io domani sera non ci sono, quindi chi stream? Nessuno. E ho fatto una live parlata. Ma non posso più streamare, gli Ezzar, non riesco neanche a parlare. No, ma Moro, forse la live parlata ce la fa. Sì, ma comunque io sono una merda, cioè... Fare la live parlata domani sera. Non so quando mi si sente, quando no, quando vado via, quando ritorno, cioè, fa nulla. Cagare. E solo parlare, basta. Che cazzo faccio, la live in piedi così? No, se non ha senso, piuttosto che fare la live giusto per far finta, che poi fa schifo, non so, adesso vediamo. Non sono ancora, cioè, non sono ancora sicuro al 100% di non esserci, però. Streama Luke. Luke, teoricamente, la connessione c'era. Fa partire la live, però non fa più niente. Cioè, lì se ne va e ci siete voi web. A parte che credo che Tim sia una merda a metà Italia. Voi. Lo è. Low effort. No. Tanto anche me la nostra brother. Ma oggi mi sa che siamo tutti... Tutto il mondo a... Vado a vedere speed test. Passole sempre pippo. 11 mega. Tim. Forse metto una bomba nel vostro stabilimento. Perché si è trasformata in 1 giga e 1 la patch che dovevo fare di Eurotrack? Lo so, anch'io ho notato che 400 mega, ops, no. Vaffanculo, va. E che c'entri? Un'ora di building su The Sims. Forse si è aperto. No. Dai, Harry, poi ti do la chiave di streaming. Diciamo, una settimana community. Streamate voi per una settimana. Poi non perdiamo tutto il lavoro. No, chiude il canale. Sì, poi chiudiamo tutto. Allora, il gioco si è aperto... Ricordatevi stasera, mi raccomando, forza Motorsport, spero mi regga, dovrebbe per chi non ha team e lo può scaricare il gioco, benvenuti. E io ho team comunque, ma anche leggevo anche che tanta gente non sta avendo problemi di connessione per la pioggia proprio. Ma guarda che l'ho detto anche stamattina, sento degli allarmi in continuazione, delle robe intorno qua proprio. Non sta piovendo però adesso. Cioè, non ci sono problemi di meteo. Ma Lizar, ieri qui c'era il sole, poi... No, però qui, ma neanche ieri, ci sono stati problemi di meteo qua. Ah, ma ho detto anche... No, da noi qua ha piovuto tutto il tempo. Lì? Ma poi nella mia zona, non credo... Nella mia zona qui, non credo ci siano stati problemi, poi. C'ho problemi con... Fast web va, let's go. No, perché moro a fast web non li va. No. Ti può entrare? Sì, esatto, mi entra nel gioco. No, non mi entra. Lasciate adesso mi è entrato nel gioco, ma non mi fa entrare nella... Vabbè, Marco, proprio stamattina che volevo parlare di figa, cioè... Ma non è vero, moro, dai. Sì, mi è esperto di figa, cioè, manco avessi detto i fumetti, cioè. E adesso mi fa unire anche a me le sessioni, perché vedo che sta...
Ah, adesso dice dimmi tutto, Valerio. Adesso fa l'esperto di figa. Quando certo. glielo si dice, dice no, io no, no sono gay, no, anzi. Io odio Francesca, comunque, che mi ha rotto i coglioni. Che cosa nuova, manda amore, solo fote. Fote? Fote. Impossibile solo entrare alla sessione. Solo foto di questi cavalli lunghi. Mi ha rotto i coglioni. Almeno una volta mi mandava i reel da vecchia di merda che non frega più niente a nessuno. Oh, sono Francesca. Tutti oldissimi. Solo perché non che fa ridere anni. Solo lei. Adesso mandare i cazzi cavaggi nella situazione. Ragazzi, recupero sessioni dall'inizio proprio. La mia set. Ma mi ha allora, rotto come tutte le palle fa? Questo gioco, guarda qua. No, io non c'ho il volante. C'ho la mattina. Cambia su tastiera. Sì. È un viaggio abbastanza lungo, tanto abbiamo 2 ore. Fammi sì, sì. Allora, come si fa, carri? Ce l'ho fatta! Vogliati... Un grande. Ma scusa, era qui? Dov'è? Ma è sparito il... Ma scusa. Ma era qui? Ma... Ma... Velocità del cursore? No, ma sei stupido. Ma è sparito il viaggio che avevo selezionato. Ma scusami. Eccolo. Convoglio attivo. Sono esperto, voglio imparare. Ok, convoglio attivo. Boh, Valerio. Qui c'è? Tu sei un clown. È veramente un pagliaccio di merda. Ma poi fa sempre il merda, che dice a me, maestro, come fai? Cioè, veramente un pagliaccio. maestro, come fai? Effettivamente. Sei tu il maestro, lo sapevo. Guarda, mamma mia, mamma mia. Stamattina era stato il tiro pratico, lavoro. Ragazzi. Ma ha spaccato il culo. Ma non era qui, ho sbagliato qui. Hai pagato 2000 euro? No. Mi ha pressato tutto il collo, tutta la schiena, ragazzi. Mi ha detto, guarda, tu per avere 80 anni, ti dirò, sei anche abbastanza giovane. Eliezer, prendi lavoro. Sto arrivando. Hai fatto a non pagare tantissimo? Poi costa un Valerio botto il chiropratico. La figa, sì. Sono una delle robe che mi ammazzerei, probabilmente, come costo. Ecco, vieni qua, faccio io delle cose. No, ho capito in nero. No, assolutamente no, per niente. Non era una clinica, era un amico a Uma Uma che ha fatto quel corso da quel non tizio. No, la classe laureato 7000 volte, povero cristiano. No, devi tenere la classe ADR classe 6. Allora prendilo tu. Non c'è avete la DR, ma giochiamo da 40.000 anni, come non avete la DR? Io li continuo a dire, li prendo quando sono in sconto, 6. Che costano un euro e non li prendo. Ma non è un DLC, è il livello che c'entra. Ma come è possibile essere il livello massimo? Siamo tutti al massimo. Non ce li hai? Io sono al 20 no. qualcosa. Perché è proprio specifico, lì non va in base al livello, cioè quello lì devi mettere il simbolo adatto. Vabbè, prendilo tu allora, prendilo uno abbastanza lungo. Aspetta, tutti, io stavo entrando. Marco l'ha preso pur non essendo... Ma provi, ma c'è la marca, come possibile, ce l'ha lui. No, io ce l'ho, amore. Ma perché non è il livello che devi salire di più. Sì, devi mettere quello il specifico punto. Devi mettere. No, però il fatto che io dico... Dovresti averli già sbloccato tutto. Cioè, minchia, come abbiamo fatto a sbloccarli già tutti quanti gli ADR. Cioè, livello 30 sono, io sono livello... Vabbè, prendine uno tu lungo. Sì, beh, ragazzi, levatevi il carico che cambiamo. Non so tutto. Come si fa. Tanto quando prendi quello nuovo. Quando entro nel. Però mi dà la multa. Vabbè. Eh sì, devi pagare 12 miliardi di euro per con foglio. I soldi. Tanto. Sono 300.000 adesso, effettivamente. Quanto lo prendo lungo? Almeno 1000 km. Se non sì, fai 1000, 1003. 1003. Dai, da Kaunas a Brema. Vai. E questo c'ha la DR classe 4. L'importante è UK no. Ha una Skiel, merci preziosissime. Processori per computer. Tocca rubare, ragazzi. Mi spiace, questo carico non arriverà dove deve andare. Voi prendete il vostro o il camion di merda dell'azienda? No, io prendo quello della mia. Ma il mio, a parte che chissà dov'è, tutto rotto. Vedremo come si piange, semmai lo so fare benissimo quello. Vale. Smettila. A me c'è già il carico integrato al pub. Non so se voglio un caffè ad Amburgo, Mustafabio. Ci sono di buoni? Ma Amburgo prenderei una birra, piuttosto.
Io prenderei un hamburger. Drogati, cioè. Beh, California. Dicono che beh, è giusto, no, moro, no, è giusto. Moro, no, moro, no, moro, sì, no. Non è vero. Non è una battuta, effettivamente. Io non ce la faccio più perché mi spunta in continuazione. Gli voglio bene, ma smettila, per favore. Va bene. Vedo delle cose strane, ma penso sia normale. Forma. Adesso vedrete che si sistemerà tutto. Ma poi mi spunta solo lui nei reel, non ce la faccio più. Anzi, senza il mio volante potrebbe essere molto prima, perché non so se vedo effettivamente giusto oppure no. Quindi per sicurezza tengo la distanza di 5-6 metri. È pieno di caffè napoletano. Ah, bello, bello. Come mai è un burro? Cioè nel suo... Vabbè, Crow, però c'hai... non si può parlare di hamburgo. Non posso mettere la sigla dell'almanaco. È allora. È veramente. E fatti la tua live, allora. Infatti. I miei panini si... Panni! I miei panini. I miei panni si asciugheranno prima che inizi a piovere? Dite che mi faccio curare? Dani... Casino. Ma noi stiamo già partendo, vai che aspettiamo. Crow, il fatto di essere gay non significa nulla. Stiamo fermi qui, stiamo fermi. Aspettiamo gli... Ma perché? Non c'entra niente che siete gay. Ma fucking homosexual, basta. Mi fa piacere che lo dici, che sei tranquillo con la tua sessualità, ma non c'entra nulla col discorso di prima. Non è un attenuante, non c'entra. No, zero. A meno che non sei Kevin Space, in quel caso magari potrebbe succedere qualcosa. C'è da essere bastardi. Pinco, bellissima la tua grafica, posso dire? È fantastica! No, Marco. Scusami, stavo citando il terzo. Il cosa? Tempo. Non è il terzo tempo a fantastica, non è che c'è Trae Young che potrebbe fare fantastica e poi va a canestro, non mi sembra. Aspetta, che non ho capito che è successo alla Melo Ball. Ti dico, non è finita. Panini, stavo per illusionare Nocchi. No, vabbè, non ti stavo per uccidere. No, anzi, Flavio, nessun Erfaina di aia! Papi. Moro, vedi, non avere internet. Ma no, veramente mi sta distruggendo. Hai laggato e hai sbattuto. Mi sta distruggendo, veramente. Io sto ancora pensando che ho un insetto nella TV e lo vedo. Ogni volta che c'è una schermata bianca mi dà paura. Che è nell'angolino e non è in ma mezzo. Ma come ha fatto a entrare dentro? Pensa ma dalle cose di... dicono anche cercandola anche sono le cose di reazione di... Pensa se era in mezzo. Perché lo schermo è chiuso, solo che lì dentro possono entrare chissà come. Volevo fare una domanda a Crawford, che magari lui essendo gay può darmi più spiegazioni. Quando inizia la Got League? Cioè, non lo sai. Non c'entra niente il fatto che sia gay, Vector, questa cosa. Comunque l'ho già chiesto io, non mi risponde nessuno. Doveva essere a settembre, ma non iniziano mai. Quest'anno ti fui blanco. Settembre sta finendo, quindi quando cazzo lo vuoi fare? Dovevano fare la Supercoppa lì. Io ti fui Blancos quest'anno, deciso. Sì? No, anche se non so chi c'è dentro. I miei Redlock. Ma i Redlock? Ma perché io non ho mai avuto un tifo effettivo? No, i Redlock da sempre. Sta simpatico il Masseo, però non è che... simpatici un po' tutti alla Got League, a parte qualcuno. No, Vector, io sto zitto su questo argomento. No, io potrei dirne tantissime, ma non le dirò. Però ti dirò, a me i Blancos piacciono tanto. Sono forti, Blanco. Blanco ci sta. Funicoli Zazza. Il giocatore! C'era Petrone pure, che calabrese lui. Fortissimo. Dai, parti. Ma siamo tutti? Andiamo. Lasciamolo un po'. Banco. Vai. Parti, vado. Sta arrivando sicuramente. Un po' tutti esagerati. No, in Got League sono tante teste di merda, diciamolo chiaramente. No, tantissimi ragazzi. Ecco ma qua, vabbè, ecco già qua, tutto il problema è che puoi farlo veramente per tutto il... Che sta dissimulando con un discorso. Per tutto lo show che vuoi, ma poi mi rompo il cazzo. Mi spiace. Moro, vai dall'altra parte tu, ti seguo. Mi sembra un tizio che dall'altra parte? No, speravo che fosse all'ingresso, ma è pieno, hai intruppato tutto il mondo, purtroppo. Io vedo sempre cose particolari, ma non importa. No, io anche senza rispetto, Valerio. Tro buona volontà. No, ma io non facciamo, non facciamo. No, nomi non ne fa. Il fatto che alcuni personaggi. Non facciamo cazzo. Sono tanto molto personaggi e vanno molto Bird, eccesso, grazie mille, Bird. Però poi. Oddio. Grazie, Bird. Un grande. Chi è? Aliezza, scusa. Non però poi, cioè, nel senso, al di fuori del personaggio, sono persone tranquille, senza. Non lo so, non li conosco. No, io, cioè, alcuni li ho visti anche fuori da quel contesto e non sono. Teste di cazzo. Sono perso di cosa state parlando. Sto
stavo facendo una manovra e mi sono perso tutto il discorso. Ma quanto pianta sto camion? No! Ma va fortissimo! Oh! Diaz, non ho il volante, no, vedo, guido male. Non hai proprio niente, cioè stai andando col pensiero. Chissà se quest'anno il re del Mozambico torna. Qua bisogna stare attenti. La serie del Mozambico? Il re del Mozambico. E questo arriva a 160, arriva sto camion. No ragazzi, l'uomo man che ho io qua va velocissimo, eh. Io vedo le macchine che fanno pop pop pop. Oddio! Marco, ma questo è un problema che tu hai da sempre sullo track. No, oggi è specifico. No, ma non ce l'ho anche da sempre. No, anche l'altra volta vedevi cose che andavano avanti. Ma capita perché sei in online. Moro, attento sulla sinistra. Ma da quando vanno così veloci quelli che mi danno loro? Andate come il mio. Vedi. Le macchine in mezzo alle palle improvvisamente. Perché freni così molto? Dobbiamo andare a destra. Bravo. Dobbiamo andare a Varsuva. Ma Bangal credo abbia una carriera vera, ragazzi. No, non penso... lui gioca pure in nazionale col Mozambico, ha fatto la Coppa d'Africa, quindi non è che... State parlando di calcio. Arriva... Comunque... No, sono in hotspot, amore. Infatti si vede. Che Marco non sta crashando da un po'. Cioè, non sta saltando la volta. È vero, quello è vero, però, sì. Cioè, in game sto vedendo lo schifo, però non sto crashando. La cosa è andata un po' avanti. Ho letto un secondino, però poi è andata in avantissimo la chat. Scrivi, se vuoi. È incredibile come, cioè, tutte oggi, cioè, quanto poteva essere... Ma meglio tutte oggi che non meglio. Amore, ce l'ho qua al telefono, se mi chiamano lo Ma potrebbe essere anche la prossima settimana, il problema è quello. Mo vediamo. Che altro no, ma ripeto, il fatto è che abbiamo tante attività pagate, mi dà veramente fastidio. Infatti dopo scrivo Elisa, mi sa che... Gli è saltata la voce prima, ma nessuno se ne accorto. Ah, quindi sono crashato. Però un secondo probabilmente gli è saltato. Non era... Ma io non ho sentito. In caso scrivi comunque Elisa e chiedi magari se puoi rimanere... In caso se si può fare un altro giorno. Non è ancora sicuro, non è detto. Metti già le mani avanti. Io non ho grandi speranze, amore. Speriamo, ma... E manca il cane come bacia su cane. Il mio preferito. Allora, io ti dico, a me piace un sacco come gioca Dose. Adesso che l'ho recuperato bene. Dose è molto bravo. Sì, è bravo, cioè, cavolo. In difesa è uno di quei classici difensori tecnici che mi piace molto. Lui fa un po' tutto, in realtà. Però io amo quelli che fanno gli assist. Quindi Conte, Porrini. Vabbè, Conte, top. Sì. Coso fortissimo. Come si chiama? Ragazzo marocchino. Mamma, che bravo. Oddio, ce ne sono un sacco bravi. Non mi viene in mente il nome, ma è bravissimo, è un fenomeno. È new entry o c'è da un po'? No. Sulla destra mi pare che ha fatto anche l'anno scorso. Come si chiama? Non mi viene in mente come si chiama. Stessa minchiata. Porca puttana. Ezzar, tu dietro tutto a posto? Sì, ho visto il primo schiantarsi e ho frenato un tempo. È andata anche egregiamente bene. Io, secondo me, mi sono appoggiato su Vector e sono sopravvissuto, perché altrimenti... Ibu e Samba, anche loro sono fortissimi. Marco, se hai parato prima di Ibu e Samba, scusami, non ho sentito nulla. No, comunque, vabbè, dicevo ragazzo marocchino che non mi viene in mente. Comunque, Ibu e Samba sono fortissimi. Ibu, fortissimo. Ibu soprattutto, ma anche il fratello è bravissimo. Sono veramente forti loro. Doppia striscia perdita, no, beh. Tutti la stessa battuta avete fatto, bravi. Frank Phoenix, grazie. Grazie Frank. Tutti la stessa battuta, bravi, bravissimi. Bravi, siete dei grandi. E una mente alveare. Anche se per me uno dei top continua a essere l'arciere. Troppo forte. Però non è il tipo di giocatore che mi fa impazzire. Per quanto sia bravo, indubbiamente. Non è proprio quello che piace a me, però forte. Vabbè, il tuo modello ormai l'ho capito da un po'. Sì, sì, a me piacciono i giocatori tecnici. Gilgamesh, fosse anche solo un camion che ti sorpassa nella corsia d'emergenza, chiamerei immediatamente la polizia. Ma io è tecnico anche fiche, in realtà. No, minchia. Tecnico anche fiche. Non è Elfica. No, è che si chiama Fichera, quindi è Elfiche. Sì, è il Fiche, ma non è Elfica, ha sbagliato proprio. No, non è Elfica, non è Elfica. Adesso, ragazzi, si chiama Daniele Fichera, quindi... Parliamo di argomenti più consoni. Elfica. Ok. Non ne posso più, ragazzi, di vedere le macchine improvvisamente di fronte a me. Ho già preso dei danni da cose che non c'erano. Come Marco, tu fai... Intanto vedo Vector che fa... ho paura, mi freno un attimo.
o solo il camion più veloce avanti. Io effettivamente perché potrebbe essere lo stesso. No, ragazzi, questa strada non è forse da fare in pieno, ve lo dico, eh. Sì, vai, non rompe i coglioni, dai. Andare sto andando, non frenerò mai. Dai. Stiamo andando da Matioski? Cos'era quel... Sì, da sì. Matioski? No, sembrava... Dai, Moro, tu volevi parlare di figa. Apriti pure, tanto in caso non mi senti. Ne sono un po' carente. Ho capito. Io. Stai cercando, quindi? Ti sei ufficialmente... Hai messo la taglia? Non ho messo Scouts. La taglia. Ma stai cercando o no? O vuoi stare una bella tranquillo? Fissa, una bella fissa. No, certo, questo era chiaro, però dico... diciamo mi pubblicamente che cerchi chat, vulve. Ma non diciamo pubblicamente di OBS. Moro, non, no. Non è una proposta di lavoro che metti non il... ho più nessun pannello su OBS, non posso leggere la chat, su niente, sì, zero. Possiamo... mi fermo un attimo adesso la... Ah no, è ricomparso, vedi? Bene, bene. A parte le candidature, se volete mandarle al mio indirizzo mail... Mi vergogno. Vivalafregna.it, mi sembra. Non è un indirizzo mail, vivalafregna.it. Era un sito. Secondo voi se mi iscrivo a Tinder... What's up, signori? Mamma mia, se non lo farei pezzo mai. Pezzo di merda. Ma non devi scaricare Grindr, non è gay, Crow. Non so come dirtelo. No, Moro, io non ma lo Grindr so, non Tinder... è quello per le vecchie. È per no, i gay. Grindr è per LGBT World. Non so se è solo gay o in generale... No, no, penso in generale... Io sapevo per gli omosessuali, cioè maschi, però magari non sono così esperto, effettivamente. Magari c'è da selezionare... Non è... No, il Grindr è un'altra cosa, cioè non c'entra niente. Boh, è che a me proprio il fatto delle figurine non mi piace su Tinder. No, no, io non lo... Io, anche fossi single, guarda, piuttosto non riesco. Sto a posto. Non riesco. Mi piace come cosa, proprio non è cosa mia. Non che ci sia niente di sbagliato. Se l'amore della mia vita? No, lo so. Ma lo puoi anche rischio... trovare. Cioè, guarda Dada e Federica, così sono conosciuti, non è che... Pazzesco. Però boh, non è il mio, semplicemente. Ci sono Dante e Federica? Dada e Federica, Dada. Madonna santa. Come... E non sento bene, che mi fate cagare. Ma non mi gira bene il camion? No, Dada e Federica lo so chi sono. No, non è... Esatto, non che ci sia niente di male, ma no, non è no, cosa... No, non c'è nulla di male, per carità. È che è una formula che semplicemente non fa per noi. Fa niente. Sì. Dai. Cioè non c'è da giustificare o meno, semplicemente non se è una cosa. Se siete interessati sessualmente al mio corpo, potete scrivermi su Instagram. Vabbè. Moro, ormai veramente candidatura aperta, bro. Infatti scommetti che ti scriverà Crow. Solo maschi mi scriveranno. Ragazzi, ho preso il muro. E non saranno neanche veramente gay. Ma no, non mi gira dietro, non idea, mi gira Moro, bene. Di quanti uomini gay scrivono, però devo dire di no. Confermo anche me. Aspetta che metto via. C'è il cane? Occhio, gli Ezzare. L'hai preso? Madonna, se l'ho preso. No, ragazzi, in quello dei termos non ha senso. Sopra di medicina. Perché sto andando in avanti, ma va indietro? Non è più... Ah, Marco, ma tu sei Ma non sono sì, più appetibile come una volta. Una volta mi scrivevano due o tre ragazze. Non ero Marco, non ero il capo. Che gli mandavano le foto delle tette. Ah, Marco gli mandavano direttamente la figa aperta. Cioè, veramente... Non è vero, assolutamente. Veramente però. Un cestino dell'umido, ma di... Oh, porca miseria. Ma non frena neanche più il mio camion. No, zero. E... Veramente, cioè, c'era una casella posta dove ricevere tutte le proposte. Poi gli mandavano test di gravidanza per mail ogni tanto. Sì, sì, sì. Ma siete tutti qui. Cosa è successo? Perché eravate tutti qui all'officina? È perché ci siamo passati davanti. Ah, no, perché Mark. No, non confermo. No, io sono tornato indietro che mi si è rotto il camion. Ah, ecco. Ah, là, perché ho sbattuto proprio. Contro il sì. coso, sì. Perché era proprio non qui. Non so se avete sentito. Dubbio. No, credo mi sia andata via la voce perché mi hanno detto che è del labiale, quindi. Cos'è? Non detto? Ho perso strada, non ho perso quello. No, e non so quando mi è andata via la voce, quindi non so cosa ho detto. Da quando abbiamo detto dei test di gravidanza per mail? No, ho detto che mi sono arrivate effettivamente un paio di tette, anche delle altre cosine, però non era eccessivo, in anni è poco comunque.
in anni poco, perché comunque poi c'era Moro che smistava ovviamente tutte le cose. Moro dovrebbe farsi Tinder, è vero. No, ma il mio, non è quello dei Thermos. È meglio una mano morta che una morta sulla mano. Sicuramente. Cioè, non lo so, dipende. La mano morta è comunque una molestia. Non so se voglio dire che va bene quello. È un casino in entrambe le case. Le case, vabbè, basta. C'ho più voglia di sapere. Ho poca benzina, ma perché col camion fornito da loro c'è la benzina? Ma perché te ne mettono sempre poco? Cioè, a me no, a me altrimenti non dovrò metterlo giusto per gli occhi. Però tra i due, se devi scegliere, vabbè, sì. Roma. Sì, se devi scegliere più che avere contatti con un cadavere, scegli il male minore che devi fare. No, tocca provare Chatroulette. Ma poi smetti. Ma poi non credo. Mia. Credo che siano solo ragazzi che provano a masturbarsi tra di loro. Non è che provano, lo fanno. Cioè non Anche su uno lo facevano, quindi figura. Su uno? Quando giocavi ai tempi, c'era quando il gioco di uno, c'era la webcam. Solo che siccome si vedevano solo ragazzi che si masturbavano, l'hanno dovuta togliere. Cioè, tu giochi a uno più quattro, esatto. Più due e poi cazzone. Ma non... Sì. Ora qua è complicata, frena un sacco. Ho frenato sgommato, l'ho fatto in drapata. Adesso non riesco a frenare così tanto, però, Vector. Quindi, occhio. Masso di bastoni non c'è su uno. Non c'è l'asso. Di chi? A uno. Era carino. Sì? Dovrebbe dovreste rifarlo uno, sì, sono d'accordo. Con Lino l'avevamo fatto l'ultima volta, mi sa. Un po' che non lo giochiamo. È che poi, dopo un po' che non lo fai, ti dimentichi proprio che esistono, non lo fai più. Ma ci sta a cambiare. Dobbiamo avvisarlo su Cazzi Pilato. Dovete sempre avvisare per venerdì, sperando che si fa a questo punto, perché non si sa neanche quello. Io aspetterei un attimo prima di contattarli. Chiedi comunque. No, vabbè, allora il più problematico l'ho avvisato. Chiedi la disponibilità, più che altro. Poi io, ragazzi, ieri mi sono sentito male. Io le tasche non vorrei mai più che streamasse Marco. Coso. Perché è stato terribile ieri. No, che perché mi sono veramente sentito male. Non puoi ribattere, Marco, non ti si sente. C'erano le task che da due ore gli dicevano vai da un'altra parte. Sì, ho capito, ma non potevamo giocare, cioè ha rovinato completamente un'intera partita, Ma non è vero, io ho fatto il mio lavoro. No, sì, è vero, sei stato molesto, hai giocato solo contro, hai rovinato tutto il gioco, Moro, ragazzi, non vogliono che gioco, mi dicono che sono brutto. È quello che ho detto, esatto, sì. No, è stato bello, ok, però comunque... Allora, gioca Moro seriamente, succede, senza ridere mai. Era solo direttore, applausi. Vabbè, ma io... io l'ho sempre fatto, l'ho sempre fatto con qualcun altro, anche più di due, quindi erano d'accordo con me gli altri. Ma se il direttore non è che puoi, cioè devi fare il lavoro, se non va avanti il gioco. Scegli la corsia, però non stare in mezzo. Questa. Beh. Dove sono? Anche io mi sono divertito un sacco a vederlo non fare niente. Vabbè, Ime gli sto antipatico, ufficiale. Ime è sarda, che cazzo capisci? Ma infatti non mi interessa, Vector, ti dico la verità. Scusa. Io l'ho sempre fatto con qualcuno il pirla, quindi c'era qualcun altro che mi veniva dietro. Non vuol dire che se siete più di un pirla... Eravamo tutti! Cioè, Katia mi veniva dietro, Tarlo è venuto dietro, Frave è venuto dietro, Gatto mi è venuto dietro. Gatto era il più serio, mi ha secondato in ogni cagata, quindi nel senso... Liezar per un'ora che fa masti cazzi, lavorano, andiamo a bere, andiamo anche a fumare... Anche Liezar, sì, non ce n'era uno! Certo, ma lui... Poi io sono il casinaro per eccellenza, sono d'accordo. No, in quella partita no, in realtà. Ma in realtà comunque i lavori li ho fatti, perché ne ho fatti almeno una quindicina. Ma io non li sapevo fare alcune cose seriamente. In quella partita ho fatto una marea di lavori e che erano talmente veloci che poi non avevo niente da fare. Tu potevi leggere il fatto che dovessi andare in magazzino e hai perso io un'ora fatto stare allora. Al PC. Io ho il favore della chat. Sono a posto così. Sì, ho capito, ma era una merda da giocare. Era. Ma tu, ma io ti ho detto che tutti mi sono venuti dietro, quindi tutti giocavano così. Ho capito. No, ma guarda, ti dico, una partita ogni Ci sono divertiti tutti, però dici che fa cagare. Si sono divertiti tutti. È stato figo comunque. Mi insultavano per le task, giustamente, perché non le sapevo fare, però ridevano. Ho capito, ma giocare così non serve un cazzo. Marco, prova a lavorare un secondo. Cioè, se erano tutti scansafatiche, io che cazzo. La scansafatica, che cazzo faccio? Cioè, non. Ma io era impossibile giocare, non era quello il gioco. Ma secondo me una partita ogni tantissimo con il caos. Che succede lì davanti? Ma Moro, devi frenare, dovete frenare. Lizard... Oddio, che è successo? È successo un casino. Io credo ci sia una macchina di fronte a me che non vedo. Provo a girare comunque, per sicurezza.
Esatto, come se giochi a TTT, sei innocente e spari a tutti così. No, ma, c'è, ma secondo me, guarda, quella di ieri è stata una che no, va bene. Le altre sono andate giuste, le altre. Più o meno. No, le altre sì. Io il direttore l'ho fatto giusto. Cioè, quando io cioè, ho dovuto votarlo perché non l'hai delle fatto prove. Giusto il direttore. Mi sei seduto e hai fatto direttore. No, ma no, l'hai fatto giusto perché hai licenziato tre persone che non erano giuste. No, due. Sì. Due, vabbè. Due. Sì, perché è sbattuto fuori il gioco. Vabbè, Moro era un bastardo, l'ho licenziato perché era un bastardo. Sì, ma che c'entra? Sono un bastardo. Tarlo semplicemente. Perché facevi male il tuo lavoro. Non avevi prove. Non avevi prove. Ma Tarlo si è messo viva la figa! È iniziato a urlare, un deficiente. Cioè, hai fatto assistente chi faceva casino. Oddio, via la qua. Ma per vedere, perché mi piaceva la questa è un'idea delle palle so, grossa veramente tanto. Che fa? Che è da lì? Che è da lì chi? No, il perché pittore? Quando abbiamo fatto i scasafatiche io e Fra è stato figo. Sì, ragazzi, hai riuscito a fare tre task in un'ora e 40 di live. È stato figo, per forza, quando faceva gli scansafatiche tu e Fra, era Marco il direttore no, che licenziava tutti tranne voi due. No, che eravate gli unici. Sì. Perché poi, prima era un altro, mi ricordo. Solo insulti, devo prima prendermi. Era Katia, credo. Si è messo a ballare, direttore, salve, non tutto a posto. Ma fregatevene, sti cazzi, balliamo. Direttore, buonasera, salve. Non volevo cliccare. Dai, però ci siete sì. Delle clip fighissime. No, no, ho riso come un no, merda. È stato veramente quello è un gioco che va giocato effettivamente giusto, perché sennò sminchi tutto. Però secondo me è un gioco vabbè, che va fatto so. Anche ogni ma tot. Ma che succede? Perché sennò poi non si annulla tutto l'effetto. Ho visto. Ma cosa colpisci? Che ho fatto io? Ti tampono. I migliori sempre. Creano Nvidia, non credo sia questo il caso. Vale. Non è. No, no, però è una cosa su cui stavo riflettendo ieri. Secondo me è un gioco che va fatto appunto ogni tot. Perché se diventa settimanale, poi alla fine si perde il gusto. No, no, sono d'accordo con quello, sì. Ho mandato un ma non lo sapevo mandare. Forse non addirittura hai letto nulla di come il si faceva. Print, no, il print, quando, io l'ho letto che c'era la scritta, ma non mi sembrava un tasto cliccabile. L'ho scoperto perché poi me l'avete scritto in 40 e già. Ma io pensavo fosse un tasto, cioè una scritta, no, ma pensavo fosse cliccabile. Però mi viene un dubbio, Marco, ma tu, la prima live, che hai fatto? Cioè, no, la prima live è no, la prima live, fortunatamente, a parte che la prima partita sono uscito fuori tutto il tempo. Vabbè, ma a parte non che ho giocato live, io la prima live. Sì, a parte che Marco ha giocato. Giocato, sono stato fuori per non licenziato in live. Dovevamo ancora capire bene anche tutti che cazzo fare. Quindi. E poi sono stato chiuso con Tarlo in bagno perché siamo rimasti bloccati lì. No, no, quello è un gioco che va giocato effettivamente abbastanza serio. Tra virgolette, che sennò prendi smetti tutto. Sì, serio per quanto. Cioè, sì, nel senso. Serio, nel senso no, che. Nel senso. Serio, serio gioco, poi puoi dire le cazzate che ti no, pare. Sì, ma. Sì, però no, i lavori sì, vanno fatti, sennò. Non la puoi creare la situazione. Beh, da inserviente ho fatto tutto. Buttavo no, le quello cose, sì, ma fatto, quello infatti si vedeva. Ma infatti, quando io e Fra eravamo cattivi, la barra nostra non è che saliva così velocemente, anzi, è stato abbastanza faticoso. Perché comunque i lavori venivano fatti. Quando ero cattivo io la prima volta. Era rossa, tutta rossa, ma non andava più. Ma lì perché poi c'era anche la percentuale più alta e effettivamente saliva tanto velocemente. Ma la prima live, la prima partita, quanto è durata più o meno? È mezz'ora. Credo mezz'ora lunga circa. Ma vedete che ieri con la barra al 50% comunque 45 no, minuti. Ma è durata, le tasche lascia stare, sì, io però buttavo tutto, eccetera. Non è durata cioè, così. La ruolavo effettivamente. Poi no, le task le guardavo poco. Quel gioco lì è bello da ruolare come i pagliacci, se no non. Cioè la ruolavo da inserviente, poi che non ho fatto le task me ne batto anche. Cioè, nel senso, in quel momento me ne battevo anche le palle, stavo ruolando di farli inserviente. Però le. No, vabbè, da inserviente. Perché non le task non le ho cagate non molto, effettivamente. Non no, ci sono, piano, c'è qualcosina. Sì, e poi altre so... le fai pulendo, Non so se aumenta qualcosa. E via. ma non. Non frena bene. E no, eri senza molto i pedali, veloce, è un casino, capito? Schmizz. Non ho la. Il servente conta non ho la cosa. Che è successo, sto ma. Questo camion Schmitz. Il servente conta con i buoni. Ah, forse devo andare in fuoco. Sì, l'unica cosa che non ha capito, infatti Marco c'era scritto che ancora c'erano tutti gli scansafatiche nella partita. E no, più che altro va analizzato un po' meglio come si fa il gioco più che andare allo sbaraglio a dire faccio questo e quell'altro, non si capisce un cazzo, questo sì. Semplicemente di fare poi semplicemente è fare le task, difficile, c'è cioè il direttore è molto difficile da fare.
però sì, anche perché cioè io mi ricordo, sì, perché se tutti fanno, mi chiamavano in 50, a meno poi che io già ero il caos, no, come scuro, è successo nell'ultima partita, che io e non mi ricordo chi hanno detto ad Harry chi ha fatto qualcosa di cattivo e poi effettivamente sì, sono stati sgamati subito. Sì, ma io mi ricordo, io quando ho fatto il direttore, al di là, ripeto, che fossi il caos puro io, ma quello sempre in tutti i giochi, era veramente un direttore tutti intorno a me ogni due secondi, sì, quindi sì, non era neanche vera quello. Sì, perché ti chiamavano pure per le cazzate, non e io ripeto, il più casinario in quei casi era Gatto, che mi diceva le cagate, cioè, quindi sì, che era il più serio, se vogliamo, tra virgolette. Ah, ma quello ci stava, che veniva del sentito. Io comunque sia, io poi, vabbè, io sono caos sicuramente. Ah, yeah. Io ero caos puro, ma lo sono veramente in tutti i giochi, probabilmente. Però io ti giuro, quando ti sei messo a applaudire per sbaglio, non veramente Marco, ieri eri veramente Lino che ruolava Don Mario in RP. Mamma mia, ormai non gliene fregava più un cazzo di niente, rovinava solo il gioco a tutti quanti, praticamente. Vabbè, Don Mario fa ridere, no, ora mi sta solo insultando. È una la più bella del mondo, mettila. Con Harry ce la si è ruolata bene, secondo me. L'ultima è stata giusta. L'ultima è stata giusta, anche perché poi gli abbiamo detto chi ha fatto le cose e le ha schiamati proprio visto. Insultato per i miei capelli rossi. È vero, però. Esatto, se volete recuperare anche la live scorsa, in realtà è uscito un video ieri sul canale principale del riassunto della prima live di questo gioco. Che quello di ieri non uscirà una live, perché non ha senso. Ormai è diventato uno serio, ormai sì. Io di ieri in realtà il video lo farei. Il Veneto l'ha cambiato. Cioè, ci sono effettivamente delle clip incredibili ieri, di Tarlo, che faceva roba assurda, era bellissimo. No, ragazzi, Tarlo... Cioè, è stato al di là del casino, è stata una delle live più divertenti che ho fatto negli ultimi tempi. Vabbè, la metto lì, ma non lo so. Vediamo intanto quanto va questo video di ieri. Poi cioè, al di là del caos, è stata davvero una live divertente. Ma è stata proprio caotica. Cioè, non ci si capiva un cazzo di niente. Non... Cioè, del gioco non c'era nulla, No, ma comunque parti dove abbia ruolato nel gioco si vedono, ci sono. Sì, ma ruolato non stavi giocando. No, ragazzi, ho visto tutte le macchine. Stavi ruolando e basta. Ci sono tutte le macchine che mi sfrecciano a destra e a sinistra. Cosa devo fare? Mi fermo. Mi sono volate tutte le macchine della strada addosso. Sì. Vabbè, dai. Adesso si sposteranno. No, vabbè, ma Bino la devi montare. Cioè, ieri era contestualizzata, Cioè, la monti per quello che è stato. Vabbè, ma Monte non si capisce niente. No, perché secondo me è un gioco che pochi minuti è difficile poi far capire. Forse è più da Thermobest che da Thermobest, sicuramente sì, ma quello sì. No, ma Bino è un gioco che anche se fai serio alla quarta volta di fila che lo fai rompe i coglioni già. Cioè, no, ma non lo puoi fare sempre, Sì, ma come tutti quei giochi lì, ma infatti io non so come la gente gioca ancora ad Among Us, vabbè, nel senso. Cioè, Among Us lo giocano con le frasi fatte su Reddit, praticamente. Cioè, non sto scherzando, c'hanno c'è diventato un gioco con le meccaniche anche quello. Un gioco che è social deduction, dove devi prendere per il culo, improvvisare, fare le robe così, è diventato social deduction. Cioè, è incredibile come facciano diventare una merda anche i giochi così, i tryharder. Posso montare un oracolo? Oggi pranzo solo un po' di pane con olio, sale e origano. Tocca fare fame e bestemmiare? Sì. Infatti qualcos'altro da mangiare. Aspetta, il diavolo veste Prodi, d'altronde. Che stanno reddittando. Sono andati a vedere il meta di Among Us su Reddit. Grazie, Jimbo. Però, ma divertitevi a giocare, mamma mia, che pesantezza, ste cose, io le odio. Porca troia, cioè non si può probabilmente, più probabilmente se vai a vedere ci saranno i video di come giocare al meglio Among Us. Allora, il modo migliore per uccidere è in questa stanza, fate questo, questo e questo, ma poi dite questa cosa qui per difendervi. Vabbè, questo qui è. Ma non può, sempre la voglia di vincere, ma divertitevi e non rompete i coglioni, mamma mia, che palle. Cioè, non si può giocare più veramente a nulla che sia multiplayer competitivo. Oh zio, perché frena normale? Questo figlio di puttanaccia di merda, lo butto via. Che io devo farmi le armi del meta a giocare così. E divertiti, bestia. Eddie. Che sei una meba, che leggi e fai. Io mi sono divertito ieri. Personalità abbi, stronzo. Difficile accelerare con questa zavorra davanti,
Sono una macchina che mi... sei un po' tossico, Carpenter. Non c'ho altro da dirti. Sei un po' tossico, ci sta, però computer, sei un po' tossico. Spero, semplicemente. No, la barra! Poi vabbè, ognuno gioca... Magari nella giusta compagnia vi divertite tra di voi tossici. Io preferisco giocare e divertirmi. Mobile. Io se non mi diverto non gioco. È il gioco, voglio divertirmi. Oh, porca miseria. Ma chi se ne... Ma io... Cioè, non ce la faccio io a stare serio tutto il tempo. No? E non me ne frega proprio niente. Cioè, mi devo divertire a un gioco... Ma poi tanto su Apex ti sparo e muori, voglio dire. Non è che... senso, no? Posso avere il personaggio che mi pare, ma se ti sparo e muori... Ma quelli purtroppo sono giochi che il meta lo devi guardare per forza. A me infatti danno un po' fastidio. Però su Apex più o meno, cioè nel senso... L'arma che fa più danno, se non la prendi anche tu sei un bastardo. Sì, però se io sono bravo ti posso ammazzare anche con... Certo, sì, però se è bravo anche lui tu sei sottomesso per forza. Certo, Apex però... ha delle meccaniche che per riuscire a giocare devi imparare per forza. Sì, però in giochi, tipo Among Us o quello di ieri sera, cioè io secondo me devi avere un minimo di follia, perché come fai? Cioè, no, fare sì, no, quello lì un conto è avere un minimo di follia, un conto è fare solo caos e basta. Sì, ma lascia stare Memoro, continui a ribadire di la follia, la follia, oddio, devo fare. Io stavo parlando in generale adesso, non c'è bisogno di ribadire, ho capito, ieri ho fatto follia, ieri ho fatto la mia cosa, però... No, ma sono giochi che nascono con... Se si giochi solo serio e segui solo le regole, e diventa veramente sto in ufficio. Se IRL, no, ma giochiamo con i robot, non è... facciamo questa cosa. Io non ce la faccio. Ma non lo farò, non facevo neanche TTT. Non penso nessuno ce la faccia in quel modo lì. Nel senso, adesso no, non è che c'è o bianco o nero, voglio dire. Va bene anche un po'. Mi sembra uguale, cioè, mi sembra carino. Vabbè, quello lì è simile. Sei una sega, Crawful, non è che ti diverti perché perdi semplicemente, coglione. Vabbè, sì, ci sta. Il problema è che alcuni giochi che nascono competitivi, sì, ma c'è la parte competitiva. Nella parte for fun, non mi rompere i coglioni. Cioè, ma infatti a me non interessa molto, cioè... Perché poi, per esempio, anche quando... Adesso mi viene in mente Radius, no? Quando Radius è uscito dal meta, io comunque facevo un botto di kill perché mi divertivo, lo sapevo usare. Certo. Poi è normale che se incontro un altro cecchino bravo quanto me, tra me e lui vince l'arma migliore, chiaramente, cioè, magari. Siamo Revenant, perfettamente uguali. Ho sempre usato, me ne frega un cazzo, cioè, mi piaceva da usare, lo usavo. Ma LOL è un gioco prettamente competitivo e... Cioè, è complesso, quindi se te non... Cioè, non puoi giocare per divertirti e basta così, senza sapere niente. Lì ti devi leggere cosa fanno gli oggetti, devi guardare tutto ben bene, se no fai le robe a caso e non puoi... No, ma lì va bene. Il fatto è che poi, quando giochi nelle partite normali in cui non perdi niente, se io prendo un personaggio che mi diverte e non va bene per gli altri, no, fai cagare, non lo puoi prendere, te lo banno, faccio, ma vattene a fanculo, cioè, esci di casa, taccio di casa. Se giochi per rompere il cazzo agli altri... No, se tu vuoi prendere un personaggio che ti diverte, ma gli altri, ma il cazzo... Vabbè, ma nelle norme chi ti rompe il cazzo? Ma stai vincendo la casa, ma stai zitto. Ma delle cose rosse. Però in LOL, le robe del genere, ci sono delle regole, dico, che cazzo, non so, se io prendo... Miss Fortune, che è una di carry ed è fatto per andare nella bottom lane e vado giungla. Poi, per carità, se sono in un team di 5 prefatto con amici dove facciamo il cazzo che ci pare così, sti cazzi, lì lo puoi fare, no, sei d'accordo con gli altri. Però con gli altri rovini, se vai a rovinare la partita agli altri e rompi il cazzo, è diverso. Se prendo un personaggio che nel meta è scarso, ma io lo voglio usare perché mi diverte. Esatto. Magari sono forte, faccio pure i culi con quello, perché però, alla fine puoi fare quello che meno ti sprona a voler imparare a giocare, perché se sbagli una cosa ti riempiono di insulti e poi non c'è più voglia manco di provare a fare le cose diverse, e mi fa cagare sta roba. Sento tutto. Io continuo a vedere macchine che mi partono a 150 km orari sulla destra e sulla sinistra come se fossero delle biglie. Finché io sto a sinistra, tu vai a destra, non ti preoccupare. Ah,
Faccio mute all e gioco tranquillissimo. Sì, ho capito, ma perché sì, devo... Certo, però non, cioè, ma non è neanche quello il fatto che sei... Comunicare è comunque importante, serve alla fine del gioco per giocare meglio. Ma se tu non veramente... Uno vuole imparare a giocare, capita in lobby di gente che veramente al minimo errore ti iniziano a buttare merda, mi spiace, ma vattene a fanculo, cioè non so che altro dirti. Impara a stare al mondo con altra gente e se non riesci, mi spiace, ti butto in una cella con una chiave e muori lì da solo. Che ti devo fare? Maledetta Bea. Madonna mia, veramente. Ma su Dress to Impress, su Roblox, ma veramente, ma esci di casa. Sì, se ci sono le build, se Dress sono uscite. Su Dress to Impress. Veramente. Io uno dei motivi Dress to Impress sta anche piovendo, io vedo tutto sbagliato. Dress to Impress credo sia immune dalle build, cioè un gioco come fai lì? Sta al gusto personale, come la moda in realtà in generale. Però lì cioè ci può essere chiunque a votare, quindi. Però poi becchi la Bea, che è una che un po' gli prende male nella vita e ti dice di morire perché ti sei messo un vestito, capisci? No, ma se piove adesso è impossibile curvare. A me non sta bene. Sì, ma io già sto schivando cose invisibili. Con la pioggia non credo di potercela fare. Io dopo aver vado veramente piano. Tanti anni, difficilmente entro in lobby multiplayer da solo, perché ho brutte esperienze con gli altri e ho paura di sbagliare una minima cosa che mi rompono i coglioni. Ma dipende da... Ma io non ho voglia di giocarlo. Cioè io se non... tipo anche Apex... No, dopo LoL, cioè dopo aver avuto l'esperienza di LoL, in cui nemmeno giocavo. Vabbè, no, dipende. LoL. Ma giocare in team con Vector non avevo voglia di giocare. Giocare in team da soli, cioè entrare in team. Oddio! Mi sa che tutti stanno sbagliando l'uscita. No, sono uscito bene, solo che ho fatto una derapata per uscire. Anch'io. Giocare in un gioco team-based da solo, secondo me è sempre un po' una merda. Però dipende su LoL, dove se vuoi migliorare... Ma non perché sono cattivi solo, ma in generale anche perché se vuoi giocare metti un minimo bene tu e vuoi... E cazzo, sei tu quello che vuol tryhardare, comunque non hai comunicazione vera con le altre persone, quindi è un po' un cacaio. No, però certo, però se tu vuoi diventare bravo su LoL anche nelle competitive, le solo queue le devi fare per forza. Cioè è una cosa che è difficile che non fai, massimo duo. Però comunque è un gioco che devi imparare a conoscere anche da solo, perché capiterà che giocherai da solo se vuoi migliorare. Quindi devi, per forza di cose devi. E però è veramente un gioco che la community è proprio poco improntata a insegnare agli altri. È solo, se fai cagare non devi giocare. Ma no, che cazzo di ragionamento è? È worse, però sì, puoi mutarlo quando ti pare uno su LoL, ma se ti rompe il cazzo in game per le robe che fa, muti sto cazzo. Ormai multiplayer non gioco più a niente. Ormai... Il problema è che su LoL ti rovina la partita in altri modi, se non li muti vengono a passare. È multiplayer, guarda, gioco in solo farm, a multiplayer, ma solo se è in squadra o gente Ant, che conosco. Cioè da solo Ant, no. Sì, no, da solo no. Ant però gioco. Ah, Marco. No, okay, Monster Hunter tipo giocato un sacco multiplayer anche da solo. No, ma io parlo proprio di giocare da solo con altra gente. Io quello ormai non lo faccio. No, sì, multiplayer con altra gente su Monster Hunter lo sempre fatto anche. Perché io ti vedo nella mappa, non però effettivamente non ti vedevo. Non lo faccio più da solo con altri. Ciao, October. Vai. No, io non gioco multiplayer, se non multiplayer, solo con Beck o con qualcuno. Così, o con voi in live. Su Monster Hunter rompono il cazzo? No, è difficile. Cioè, no. Può capitare che vai nella partita dove c'è lo stronzo che una sega e muore subito e ti fa perdere tutto il tempo della caccia. Però vabbè, cioè voglio dire, capita anche un po'. Che Monster Hunter è complicato giocare in multiplayer perché tante ricariche, tipo i guard point della Charge Blade, qualche counter, è difficile beccarlo, quindi è più difficile giocare. Però di base Monster Hunter multiplayer che fa? Cioè, alla fine è solo cooperativo e la cosa brutta è solo se muori, fine. Però non c'è tutta sta... Ma io persone... Tipo, attualmente non ho un modem. Così non mi è mai capitato così vedo tanto. Più ad Apex capitava in alcuni periodi. Era difficile anche capire, poi alcuni no. Però lo vedevi poi dalla killcam, eccetera. Però ci sapete pochi su Apex alla fine, c'è nemmeno così tanto. Io sugli shooter entro tranquillo in multiplayer, perché alla fine... faccio sempre buone prestazioni. No, ma finché sei da solo, io parlo proprio di giocare in squadra con gente straniera. Cioè, che non conosci. No, ma a me piace pure, che... dipende dal contesto. Cioè, su Apex ho
però con un sacco di gente trovati a minchia lì che giocavamo. Io non riesco. Cioè, io gioco. Infatti, Apex o c'era Vector o ai tempi Sergio, così se no non giocavo. Sergio. Io ho vinto anche un sacco di volte con un team messi a caso, ma perché era un gioco in cui mi ero messo l'obiettivo di imparare a giocare. Sì, ma la facevo anch'io qualche partita, però non c'è. Evitavo se potevo. E io, Marco, mi sono fatto una sessione di ranked da solo, sono arrivato da bronzo a oro in tipo due settimane, un inferno giocare da solo. No, no, ma non mi devo divertire, se no non... Ripeto, ormai io multiplayer lo gioco, se ci becchiamo con Beck così o qua. Vabbè, in live. Battlefield se no sei gioco. Obbligato a giocare con altra gente perché è impossibile. Vabbè, ma Battlefield è una squadra. A parte come lo gioca Gibo, cioè non è... Poi, ma in realtà Battlefield è molto... Cioè, massimo giochi con la tua squadretta da 4-5, poi... Oh, sì, su Rainbow però... lo facevo da solo, ma erano altri anni. Cioè, anche, è come su COD. Su COD giochi da solo, anche se no, sei in squadra. Uguale. È che tu ti piace giocare cooperativo. Ma non succhia le palle su. In sincronizzazione con tutta la squadra. Ti piace giocare in quelle modalità. Non era che tu giochi di merda. No, sta zitto, non ti può rispondere, vecchio. Non ti può rispondere. Io Rainbow rankavo da solo, però erano altri tempi. Addosso. Non avevo il gruppone per fare niente. Mai con altri che non conosco. Cosa? Rainbow. Rainbow no, mai. Io ci ho fatto 500 ore, probabilmente mezzo da solo. Però erano altri tempi, appunto, non lo farei mai. Su COD non ci sono ruoli. E Rainbow ancora lo accetto quando almeno siamo tre noi. Cioè 3 su 5 lo posso accettare. Meno no. No, October, io non lo faccio. Ma a parte che non gioco più a questi tipi di giochi, io faccio solo altri tipi di giochi ormai. Anche perché il tempo che ho lo voglio usare bene. Però poi mi paghi le cose. Sì, ho molto meno tempo di una volta. Giochiamo... A parte che c'è anche in live di competitivo, giochiamo veramente poca roba. Eh sì, Fabio, da solo. Ma non è il nostro, secondo me. Non lo farei mai. Ma secondo me il... Per fare competitivo e fare intrattenimento, o sei un player buono, o è proprio difficile. Ma neanche troppo, dipende dal gioco competitivo, perché appunto se... Ant, quando se facciamo le sparatorie siamo competitivi, però... Se guardare me giocare Counter-Strike fa ridere, cioè non è che fa ridere poi in senso positivo, fa ridere nel senso che è ridicolo, cioè non... Perché dovresti guardare me giocare a Counter-Strike? No, è quello che dico. In realtà sono fortissimo. Io anche World of Warcraft, io avevo sempre il gruppo. Non quello sì, Ralcio, sì. Quello è vero, ma infatti quello può dar fastidio. Cioè, ma io ricordo i primi tempi su Overwatch, cioè, ognuno faceva quello che voleva. Ciao Danielina. Però su Ant ce la chiaviamo e... Ant, quando c'è il momento della sparatoria sono competitivo, però non è che la prendo male se poi... Cioè... Ma quello è solo il fatto che devi giocare bene. Cioè, non esatto, Bino, io non l'avevo mai fatto con... stranieri le instance World of Warcraft, a meno che eravamo almeno in 4 noi e prendavamo un quinto a caso, però raramente, di solito eravamo sempre 5 che conoscevo. Cioè, per dire, noi Apex l'abbiamo vissuto in maniera competitiva, ma perché volevamo imparare a giocare, quindi abbiamo smesso di andare perché eravamo bravini, quindi abbiamo smesso di andare safe e prendere il loot e dire noi evitiamo questa zona. Eravamo poi a un certo punto andiamo nella zona calda e impariamo a sparare e basta. Cioè noi proprio rispetto all'inizio scendevamo e dicevamo dov'è che c'è più gente, assaliamoli subito, cioè perché erano diventati più confident, più bravi. Ormai su, specialmente le Battle Royale nello specifico, è un gioco in cui a una certa devi smettere di nasconderti, iniziare a fare i fight, imparare a giocare. Cioè non... Io mi ricordo, ormai sentivamo gli spari e andavamo subito verso gli spari. Immediatamente, non c'era... Difficile, ma si può fare. Ho sbagliato strada, ragazzi. Però non dovrebbe essere troppo più lungo. Mannaggia, mi sa che ho allungato, sì. Vabbè. Io sono competitivo perché facevo i raid di Destiny 2 con gli amici. Non credo. Ma magari c'è un modo di fare raid competitivamente, però se siete con i tuoi amici, però competitivo io intendo PvP. No, i raid li fai competitivi solo se vuoi battere il record del tempo. Esatto, tipo i raid di World of Warcraft. Quelli sono competitivi, ma non sono PvP. Semplicemente chi lo fa primo è meno tempo. Il PvE non è mai competitivo. Cioè, di far competitivo ci sono un sacco di cose. È serio, tipo anche... è serio. Cioè, esatto. Tipo con World of Warcraft dai tempo alla gente. Esatto.
ci sono anche le competitive di Farming Simulator, per dire. È sempre tutto basato sul tempo, quello. Sì, sì. Che sono gare a tempo, semplicemente. Infatti, se vedi i raid di World of Warcraft, sono mega competitivi. Perché vanno perché ognuno è tipo un'orchestra. Sì, e devono farlo a velocità, nel senso partono tutti assieme, sì, esatto. E chi finisce prima il raid. Sì. Io ho visto qualcosina, sembra veramente il direttore d'orchestra. Sì, 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 con, sì, cioè, ma anche quando lo giocavo io, che era comunque for fun. Comunque voglio il PvP su il competitivo su Kingdom Come Deliverance, ma se ci pensi le speedrun. Le speedrun sono competitivo. Sì, sì, tutta roba competitiva. Dovevo uscire qua? No, penso. Sì, ma lui tipo Shivari vorrebbe lui, no? No, no. Credo. Cioè, competitiva multiplayer nel senso tipo combatti con le spade, fai duelli in quel senso. Vabbè, Shivari. Eh no, beh, per quello dicevo tipo Shivari. Di continuo a dire, il competitivo non è solo avere un sistema di ranking in cui puoi essere il migliore di. Puoi avere anche un'attitudine competitiva, come nella di Destiny, fai le call, ti organizzi, sei più serio, puoi farlo pure lì. Volendo, cioè, può essere anche Euro Truck, parte dello stesso punto e chi arriva prima a consegnare vince. Lì cioè, si chiama rischiare la vita. Vabbè, però è competizione comunque. Volendo puoi farlo. Se vuoi picchiarti tutto duro con un amico, c'è appunto Shivari, c'è Mordau, c'è For Honor. Sì, c'è. Dai, piuttosto che farlo su Kingdom Come che fa cacare poi. Però For Honor, mortacci loro, nonostante il fatto che ormai giocano in 5, è la cosa più vicina a un competitivo, esatto, medievale figo, perché non è brutto combattere su For Honor, è una figata, solo che pure lì c'è il meta, la gente spamma i personaggi della minchia e già poi ti annoi dopo 5 minuti. Io non ho mod step su Kingdom Come. Cioè, proprio quando alcuni giochi, quando arrivano che o fai quegli oggetti lì o hai quello stile di gioco o non ti diverti più, basta, ne può esplodere tranquillamente, non c'ha più senso di giocare. Sì, mamma mia ragazzi, che difficile guidare. Sì, For Honor era un giocone, Madonna, come al solito di Ubisoft. Peccato che non Ubisoft sappiano gestire i loro giochi. E poi cioè che non hanno un'idea incredibile come tipologia di gioco, ma non hanno idea di effettivamente come svilupparla poi quell'idea. È proprio un'utopia, c'hanno 25 si dice questa cosa di Ubisoft veramente da 15 anni. Basta vedere Watch Dogs, tutti questi giochi qua, c'hanno delle idee incredibili, ma non li sanno sviluppare. Non ha proprio senso questa fase, cioè, non è possibile che tu militi... Questa cosa l'hanno risolta smettendo di fare questi giochi. Ciao Fra. Smettendo di fare giochi con idee interessanti. Mm. Cioè, qual è gli ultimi giochi di Ubisoft che sono usciti? Prince of Persia. Che faceva, era un'idea non interessante. Prince of Persia. Watch Dogs Legion, che aveva una di nuovo. Carina. Però Watch Dogs Legion anche lì non era nulla di nuovo. Era. Sì. Vabbè, Roller Champions. Che aveva un'idea, ma l'hanno completamente cestinato quello. Completamente. Ecco, The Crew se lo sono giocati però è... meglio. Era una bella idea anche l'iniziale di The Crew, cioè avere tutti gli Stati Uniti, così era proprio figo. No, però l'hanno supportato molto bene fino all'altro anno. Cioè, Avatar non era nulla di nuovo, Far Cry non era nulla di nuovo. Beyond Good and Evil. Ma in realtà il Far Cry, quello più rivoluzionario, non è neanche il 3, ma il 2, tecnicamente. Però anche lì, Star Wars Outlaw non è una grossa novità. Il Far Cry più rivoluzionario, che tutti parlano del 3, in realtà è stato il 2. Il 2 aveva introdotto un sacco, stato il peggiore, dicevo. Aveva perché aveva un sacco di bug, però come idee, come cose aveva da fare, era quello che aveva introdotto un sacco di cose. Ragazzi, poi dopo le hanno gestite male, ma col 3 le hanno perfezionate. Delle armi che esplodono, si inceppano, c'è un botto di roba che adesso col cazzo la rivedo. Poi il 3 cosa hanno fatto? Hanno detto che l'idea era bella, adesso lo facciamo bene e hanno fatto un gioco bello effettivamente. Infatti, però il 2 era quello che aveva introdotto le cose. Beh, di gas in realtà Wurstig The Division, per quanto non sia andato come Rainbow Six, però è andato bene. Poi cos'altro hanno avuto di Game as a Service? Non so quanti, non erano così tanti, però effettivamente. Ciao Alicetta. The Division gli ultimi sono andati più male, cioè X Defiant.
che vabbè, ha fatto cagare. Che poi in realtà c'era anche lì un bel gioco che poteva essere divertente, anche lì rovinato da... come si chiamava? Ah, Hyperscape. Ok. Mamma mia. 5-6 giorni sportivo. Ha fatto giochi sportivi? Ah, beh, sì. C'è... Oddio. Ma Roller Champion non era del... Roller Champion non era di... Riders Republic. Sì, però non è mai uscito, Marco. Riders Republic mi ha annoiato subito. Ho fatto 10 minuti per Riders Mario Rabbids non è né sportivo né un game as a service, io non so come l'hai tirato fuori. Questa è bella. Riders Republic anche era una bella idea, cioè era carino. Però poi... mi ha stufato subito, sì, anche The Crew, però non era malato. Era carino più o meno, cioè fare un open world pure in un gioco e del cazzo del genere. C'era l'altro, no? Che era più o meno simile, come si chiamava. Ma non era copiato, era sempre loro. No, c'era Steep, era che era quel cesso. Era Steep, era sempre loro, Steep. Era Steep. Steep, ragazzi, no, Steep non era loro, ragazzi. Non so, no, non era loro. Aspetta. Ce n'era un Steep altro, era di un altro. Simile. Era quello che giocava gatto, non mi ricordo come si chiama. No... Descenders era, no? E comunque Steep era fallito anche quello. Quello Defender era solo... Era quello delle bici e basta. No, era Steep, era quello degli invernali. Sì, ma non era loro, ed era fallito anche quello. Steep, ragazzi, dopo 4 mesi... Steep era loro, perché Riders Republic era praticamente il seguito di... Era l'evoluzione di Steep, cioè c'era... Sì, ma Steep non è... Allora ancora peggio, perché Steep non era andato bene come speravano di poter far andare bene. Proprio noioso, un cesso. Sì, sì. Ma per ancora peggio allora. Steep l'hanno messo gratis ovunque, tipo 6 mesi dopo. Sì, è vero, è vero. Ma era andato male. Ma per quello dico, ancora peggio se era loro. Cioè, madonna, non impari ma niente. Ubisoft questa cosa l'ha sempre fatta. Un'idea va male, la rifacciamo. Non si sa che cazzo di pensate ci hanno, però Mevo, Ubisoft non capisco come non si sveglia. Trova è già stata fatta più volte, ragazzi, come battuta. Non so come non riesce a svegliarsi... Tant'è tutte quante le prove davanti agli occhi. O lo fanno apposta, beh, che dico. Sì, poi li vedo che li ho visti, mi sono arrivati. Immagino. Sì, che c'entra? Non era né di Ubisoft. Ragazzi, ho fatto un incidente grave. Sono fuori dal tunnel. E prendi un altro. Oddio. Mamma mia, ragazzi. Oh. In effetti facendo due conti si capisce perché sono arrivati a questo punto Ubisoft. Ma si capisce da 10 anni, ragazzi. Il problema è questo, lo si sa da 10 anni e continuano a non volerne. Dai, levati dalle palle. Dai, levati dalle palle. Sono da un sacco di tempo, non c'ha più senso. Io ti ho detto, questo Assassin's Creed è l'ultimo che vedo se... Vedo. Per me da Valhalla ho già capito, cioè da Valhalla in realtà da... No, da Valhalla più o meno ho capito che ok, non me ne voglio più interessare minimamente. Se l'andazzo è questo o no. No. Ah, perché io cioè il fatto è che è perché il tema mi piace, però lo so che tanto non mi deludo. Cioè, non lo so. Voglio provare a dargli fiducia, ma è difficile, eh. Veramente difficile. Non è vero che non ha mai voluto piegarsi alle logiche di mercato, hanno fatto solo quello ultimamente. L'hanno fatto male. Guarda, gli Assassin's Creed sono proprio quell'esempio lì, erano un gioco, l'hanno fatto diventare l'hanno diverso per farlo, perché andavano altre cose. Per farlo giocare a tutti. Assassin's Creed era proprio quello, cioè allora avevano un gioco che in realtà funzionava anche bene, l'hanno voluto far diventare a tutti i costi... facsimile di un sacco di altri giochi, ovviamente male, perché anche Valhalla aveva questa mappa incredibilmente grande, poi era tutto roba copia e incollato, tutto storto, buggato di niente e... Andavi in un accampamento, ne facevi uno, ne facevi 15, erano tutti uguali, tutti mezzi buggati, brutti, cioè eh sì, dicevamo anche non levato le ranked sul For Honor, e che serve giocare allora? Perdonami un attimo. No, ma le tendenze sì, le guardano ovviamente, quello sì, perché è chiaro che... Però secondo me non sono mai stati al passo con i tempi. Ma forse solo con Far Cry, appunto, quando è uscito. Far Cry effettivamente... Non parto più? Ah no, sì, sono riuscito. Perché davanti al traguardo mi avrebbe fatto un po' specie. Forse Far Cry è stato l'unico, col 2... Anche se era buggato, e poi col 3 effettivamente, col 4 e poi tutta la... Lì hanno... Effettivamente hanno fatto dei giochi che piacevano al pubblico, però comunque...
E io tipo già dopo il 4 non l'ho più. A parte che mi si rompeva sempre il PC ogni volta che giocavo a Far Cry, quindi è un po' il mio demone. Però non ho più voluto giocarli perché non c'avevo voglia. Anche l'ultimo. Robby mi ha dato. Ce l'ho ancora in celofanato il 5. È vero, però non ricordo. C'è il 6 erano, forse era il 6. Quello con Gustavo Frings, qual è? Il 6 o il 7? Il 6. Ce l'ho in celofanato, non sono riuscito nemmeno. E poi nemmeno. Il problema è che questo problema che deve tirare avanti in continuazione cose che potevano benissimo finire, 5 anni fa. Poi si sente il fatto che basta, una certa, perché veramente quasi fa più. Ma perché mi ha fatto fare il soprapassaggio qui? Non serviva. Sono arrivato. E permetti di Robino, Far Cry 5, il 4... No, ma non era un regalo, nel senso che mi ha comprato il gioco apposta perché ha detto questo piace a Marco, avevo una copia in più e me l'ha dato a me. Come il 5 vale? Fisico per PlayStation 5. Problema è oggi che Ubisoft ha questa moda da 10 anni, ormai non è più una moda, ma è un loro modo di gestire i prodotti, quindi sì, va così. Sì. Ma poi, cioè, poi in realtà per molte cose c'ha ragione loro, vedi Assassin's Creed. Morto è il lavoro nuovo, quello vecchio? Tutti. No, quello vecchio. No, ancora sto arrivando adesso, su 3 chilometri. Assassin's Creed vende ancora tantissimo, a quanto pare, quindi boh. Che per me se lo prendono tutti, ma dopo 20 ore lo abbandonano. Sull'Embons però è un'altra roba. Sull'Embons ha avuto anche un sacco di problemi, ha avuto tutto, era quasi cancellato 3 volte. Sì, sull'Embons lo dovevano cancellare, ma semplicemente l'hanno portato avanti. Oddio, aspetta che devo frenare. L'hanno portato avanti solo perché se no gli sparavano letteralmente gli azionisti. Non capisci quando un gioco non è più un gioco, ma è solo un prodotto, no? Quando ci sono gli azionisti. Ma il problema è che tutto viene dalle pretese di mercato, e quello è il problema, è che è diventato un bene di consumo totale e fa cagare, fa male all'arte, fa male ai videogiochi in generale, fa male a tutto quanto. Eccomi. A prendere uno un po' meno lungo. Enter. Allora, vediamo uno di una faticaccia è stata. Hai fatto la strada lunga. Fa anche meno di 1000. Il fatto è che veramente una merda il fatto che avessi roba invisibile da dover scartare, gente che si proiettava davanti a tutta velocità, veramente terribili. Vediamo di partire da Catanzaro. Però poi ci troviamo così, dopo 3/4 delle cose che fanno, vanno buttate nel cesso e... Io poi non c'ho più voglia. Bisogna trovare un equilibrio come in ogni cosa, no? Devi riuscire a fare sicuramente un gioco che sai che può andare bene, ma deve avere un importante, cioè deve avere anche un senso artistico. Ma piove sempre, piove veramente il clima sincronizzato, eh? Uno che vuole fare un gioco dovrebbe dire sì, ok, questo è quello che va nel mercato, proviamo a fare una cosa del genere, però fondi per lo sviluppo, vabbè, sì, poco cambia. Però che io mi sto piano piano disinnamorando un po' di giocare. Scusa, non volevo dire gli azionisti. Grazie prima. Di Valetto, grazie per i 6 mesi. Beh, io adesso mi rendo conto adesso che ho molto meno tempo di una volta, che non gioco quando sono sicuro che quel gioco lì mi può effettivamente prendere, eccetera, perché altrimenti non spreco il mio tempo per roba a caso, non riesco. Mi sento veramente non posso farlo, cioè, visto che poi ho anche altre passioni, eccetera. Voglio giocare qualcosa che so che mi prenda, al di là dei giochi che faccio in live, dico fuori dalle live, chiaramente. In live ho la fortuna che posso unire l'utile al dilettevole, però se so che non mi prende, infatti gioco, vado a colpo sicuro, quasi sempre. Ma sempre un pelo prima. Ragazzi, vuoi aggiungere le luci? Mentre giochi enormi come Star Wars Auto, che poi Space Marine, cioè la campagna dura una decina d'ore, ma poi c'ha tutto il... Puoi giocarci quanto piace. E alla campagna la devo giocare di quello. Ecco, quello so che mi potrebbe piacere la campagna. Pure a me, quindi... Ce oddio! L'ho. Io, il problema è proprio quello che purtroppo, oltre al tempo, che ormai non ho più, mi accorgo che ho molta, molta meno voglia, perché appunto non trovo prodotti appetibili e a un certo dico, vabbè, di cazzo, fa niente. Poi mi riduco a giocare a Farmers Valley e dici, vabbè, forse è andata così. Ma poi ci sta periodi in cui vuoi giocare solo una determinata cosa. Ma tu veramente devono arrestarti in ovunque, perché non si può fare in questa maniera. Eh
Olli, ma infatti gli indie ormai vengono calcolati sempre di più dalle persone, perché i tripla deludono, o comunque tanti deludono. Franci, ah, hai fatto tu? Brava, come hai fatto? Scusa, a me non mi hanno chiamato. Sentire. Il fatto è che deludono perché sono proprio prodotti atti ma da lavoro? Al consumo e vaffanculo. O cosa sono si scatti? Ah, stai facendo da... Ah, perché è vero che avevi il coso aperto lì da... da... E io se apro l'app c'ho quello dei miei. No, no, team. Grindelwald. Piano. Ma chi è che ti manca la scusa? Ho fatto lo speed test. Fa cagare la tua connessione. Ragazzi, sta piovendo. Ma perché mi sei venuto volontario? Ma tu quindi non puoi aprire un ticket con una persona... Non puoi chattare con una persona vera, quindi Moro, tu. Dopo provo da WhatsApp, ma... Non so. No, quello è tanto brutta come cosa. Ma la stessa cosa. Ma mi sei... visto sicuramente c'è modo, ma sarà tutto dietro muri e muri di cose. No, no, quelle team ancora sono legali, ma non, chi lo sa. Angie, è vero. Una grande. Comunque a me non hanno chiamato per niente, quindi... ogni tanto guardo l'app di team per vedere se ho delle cose... Oppure ma vaffanculo allora, dai! Hai fermato un camion che mi ha spaccato la faccia. E c'è di buono che stasera non servo, quindi vabbè. Sì, stasera no. È vero che c'è... In caso domani mattina, se devo ancora streamare io, vediamo cosa fare. Per ora è molto probabile. Il problema è che Frostpunk dice domani sera. Anche perché, ripeto, se è davvero guasto il modem, non è che me lo sistema da fuori, deve portarmi il console nuovo, eccetera. Poi è giovedì, no, pass, è giovedì oggi. Sì, ma esce alle 17, ce l'ho scritto. E se oggi è giovedì, o viene domani, o viene settimana prossima. E io per quello ti ho detto, io la penso negativa, secondo me arrivano martedì, mercoledì. O lunedì, se va di culo. Entro giovedì. Perché poi... La 12 ore, quella... Franci... Tu non hai idea. No, sì, perché te lo portino e non l'azione te lo di per sé credo sia molto semplice. Che ma te lo portano o te lo spediscono? Perché se lo spediscono è ancora peggio. No, secondo me te lo porta al tizio. Lo vado a prendere io, te lo porta al tizio. Non sì, vado alla sede della team, che tanto sarà a Milano, e lo pigli tu piuttosto. No, mi viene un po' lunga così. Beh, è meglio che aspettare loro. No, ma secondo me viene il tizio e te lo mette lui. Sì, teoricamente per la fibra viene sempre il tizio. No, ma il fatto, amore, è che è giovedì. Quello è il fatto. Beh, è giovedì. Ok, se non arriva domani, vabbè, lunedì arriverà. Tanto domenica abbiamo normale. No, ma per quello ti ho detto, secondo me settimana prossima, anche fosse lunedì, ormai vabbè, secondo me. Se è lunedì va ancora bene, cioè. Sì, sì, basta che arriva per la 12 ore. Da me devo venire a ritirare il vecchio per poi mettere il problema nuovo che loro. Ma il vecchio infatti, ma il vecchio lo ritirano infatti, eh. Cioè mica te lo lasciano a te il vecchio. Anche perché se lo stai pagando te lo ritirano, lo vanno a sistemare, magari lo rimettono anche in con me. Perché altro per lunedì è più urgente Moro a sto punto. Sicuramente sì. È quello. Gibo, non credo sia la soluzione adatta. Scusami, ma mi hai dato un colpetto. Boh, possiamo partire. L'ho fatto apposta. Siamo tutti? Aspetta un attimo. Io non vedo una. Com'era per accendere le luci mass? L tre L volte L di light. No, quello l'ho già fatto, quello grosso. Ah, il K era. Cazzo, boss. Cazzo, anche divanetto prima. Grazie, boss. Prendo le giuste distanze da Moro, che mi conosco con questa merda. Ah, fai bene, che oggi sono un cacaio. No, ma io non vedo le cose giuste, quindi a prescindere. Anzi, Vec, no, non mi sembra. Siamo... Se mi superate tutti voi diventa un macello. Appena potete superatemi, Vec, per l'amor di Dio, perché... Prima ho visto letteralmente una smitragliata di macchine a destra e a sinistra, sparate nella terra che rotolavano. Ma l'ho già fatto, Alice, l'ho già fatto. L'ho letto anch'io quel libro. Che libri avete letto, scusate? Marco, ma, in Giappone ma forse erano i modem di liquirizia. In Giappone funziona così, loro spuntano sulle cose e funziona. E li ciucci magari si sistema. Marco, hai provato a chiedergli di ripartire con gentilezza. Sì, ma non ha funzionato. Faccio la pazzia. Forse non parla la mia lingua, per quello. Il T-Watts, quello ti dico la verità? No. No, Gibbo, non lo farò. Sulgare! Villa San Giovanni, Napoli, guarda. Mazza. Alice, conoscendoti mi traduci in giapponese scroto, pene, vulva, mi fai ripetere queste cose in giapponese, quindi non so se voglio.
Scusate, non mi sono dato in tempo. Troppo bello quando mi ha preparato per tutta la fila. Quando dovevamo ordinare le cose di pollo, mi ha preparato tutta la fila. Sei una vergogna. Arrivo davanti e gli faccio questo. Mi aveva fatto tutto il tutorial in giapponese per tutta la fila. Arrivo davanti e gli faccio this. With this. Perfetto. Ok. Dona me cheso. Questo con questo. Lui fa ok, a posto, risolta. Pizzo. Poi io quella scena me la son persa, dove cazzo ero quella scena? Non c'eravate tu e Luca, non l'avete presi voi. Erano i tacco gli archi, quelli di quella catena. Forse eravamo fuori ad aspettarvi dove c'era il Gundam. Eravamo Daiba, dentro il coso, dietro il Gundam. Eravamo fuori ad aspettarvi, mio fratello. Dove c'era Gundir, il giudice. Non c'era Gundir. Avevamo appena mangiato la soba. Postura? Sempre quella non l'avevamo presa. O prima, no, forse era prima della soba. No, perché poi siamo andati via. Eh no, ma perché noi li abbiamo pesi sotto al piano terra, la sopra l'abbiamo mangiata su, quindi per forza è stato conseguenziale. No, mi sa che quando siamo scesi da sopra, che poi prima di uscire avevate preso quelli. Ma mi sembra strano che dopo aver mangiato abbiamo mangiato di infatti nuovo. Per quello che noi non l'abbiamo preso. Stolica, acquario. Marco ha anche detto grazie al Pokémon Center, non Marco, me lo Marco, ricordo. Marco, piano si previene. Lo so. Tra l'altro la macchina grigia di fianco a me era di traverso. Vabbè, ha detto grazie anche a quello che lo salutava, e mi ricordo sempre. È vero, però lì l'ho detto in giapponese almeno. Lei l'ho detto in giapponese almeno. Cosa fa quello di fronte? Che non è nessuno di noi? No, ragazzi, non posso guidare, dai. Da me sta facendo delle cose assurde. Vado a destra. Hai fatto un laggone, hai fatto proprio un casino. Non lo vedo laggare, Marco. Hai rischiato anche Lo so, sono io il problema. Di tirare... No, non tiro porconi, mo. No, non serve. Secondo me. È guasto il motore, Tom. Io mi sono un po' pentito al Pokémon Center di aver preso solo Machamp, perché non volevo riempirmi troppo. Ma avrei preso almeno Primate. Non sono neanche così economici, tra l'altro. Perché comunque costi. Beh, non l'ho pagato tanto, Machamp. Sì, no, cos'era? 15 euro. Sì, grazie. No, meno. Ma tu cosa non è, ma ci mentiamo meno. Com'è? Internazionale. Io credo di aver sbattuto, ma non c'era niente di fronte a me. Quindi c'era un grande camion. No, è già passato un anno e mezzo dal Giappone. Dopo due tra l'altro anni. Il prezzo del... A marzo fa 2 anni. Ragazzi, passa il tempo. Grazie, Vecla. Dello slime c'ho ancora il prezzo. Posso vedere quanto l'ho pagato. Quello non era economicissimo, grazie. Perché era allo store... Quello nei negozi, quindi non... Credo fosse... non posso... Adesso è un casino. Vediamo se riesco al volo senza sbattere. Poi tra l'altro... Allora Alice, senti... prima che 1290 parlavo... yen. Vabbè, arriva stamattina Alice, mi spunta un messaggio con... Ciao scimmia. E basta, nient'altro. Mamma mia, Alice mi manca da morire, vi giuro. Se fosse qua vicino a me, ci starei tutti i giorni. Pagliaccia della minchia, però sì. No, guasto al velivolo. Ragazzi, ma perché sento sbattere? Non c'è niente, mi è partita la cuffia. Grazie, profumo di durian. Grazie, non profumo di durian. Non so di averlo mai ringraziato, quindi non so chi sei. Ah, non è durian, non c'entra niente, ma no, è una cosa giapponese. Abbiamo preso un tortino. Francia ha portato a casa un tortino che ha preso a Milano ultimamente con fagioli rossi durian. E matcha. La roba che io penso sia la cosa che più mi ha asciugato la bocca da ogni liquido. Ce l'ho messo in bocca, mi si è prosciugato tutto, ero... è presente SpongeBob Superman. Quando si secca proprio? Mamma mia! Altro, un Marco quadrato di secchezza! Perché avevano ancora le alghe tipo al pesce piccante in casa. Io le mangiavo come caramelle e Marco fa come fai? Mi fanno cagare! No, ma non perché era piccante, perché facevano merda proprio a me! Ah no, erano buone, ci sta! Cioè la piccantezza figurati! Ho mangiato di tutto, no? Era proprio che facessero cagare! No, dai, non ci stavano, non erano cose così... O magari non stavi mangiando quello che credevo io. No, perché ha detto che avrei voluto mangiare la mooncake, non era proprio la mooncake, però... Per niente. No, perché c'erano fagioli rossi e matcha. Giapponese. Io ho proprio bisogno... No? Come non è giapponese? No, mooncake mi sa cinese. Può essere. Mi sembra cinese. Mi ricordo fosse... Io in Thailandia ho preso delle caramelle al durian e ancora non ho il coraggio di mangiarle, ma lascia perdere. La figa hai preso... Sta macchina di merda. Suca. Ma non è che è cinese. Okay. Che è cinese, sì, infatti. Io è veramente troppo allapposa quella lì, però. Che mi serve un Baozi dritto dritto nell'ano. Come facciamo? Dobbiamo andare in Paolo Sarpi. Ecco, sono così buoni. C'hai i fagioli rotti?
Ah, i fagioli rossi e il matcha, quello che... Però non no, so se quella era la mooncake. Oh, satana! Esatto, non so se quella era. Ah, tra l'altro Alice è gay, ragazzi, per chi fosse interessata. Per chi non l'avesse capito ancora. Sì, vabbè, Alice, tra l'altro dopo apriamo il profilo, se vuoi, in cerca di fighe. Esatto. Basta. Grazie, Soider. Grazie, Soider. Alice, poi ti presento poi dai amici miei. Ah, c'è paura. Sono una spugna. Eccolo, ho detto SpongeBob. Bikini Sdrogo. Non è Bikini Sdrogo. Non è Bikini Sdrogo. Grazie, Papelli, comunque. Ma non funziona, è anche no, il mio. No, 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 no. Abbiamo una community piena di sessualità. Sono molto contento. La polizia di Stato. Non è vero che non funziona. Funziona, ma lei incredibilmente va solo agli appuntamenti che potrebbero essere dei rapimenti. È incredibile, non... Non riesco proprio a concepire. Allora, a me Alice sarà, mi ha detto seriamente cosa ne pensa delle relazioni e purtroppo per quanto la fanno lavorare non credo abbia la possibilità di svolgere delle relazioni. No, non ha tempo per respirare. Non è possibile. Anche trovasse la ragazza perfetta sarebbe un casino, secondo me, attualmente. Io gli ho detto, Alice, se tu tempo un anno non smetti di fare questo lavoro, io non so come faccio a trovare un altro, però, perché non può. Se no come paga tutto l'acqua? No. Ma il fatto è che al lavoro la tengono anche alta, perché dicono, cavolo, ristorante italiano con un'italiana, no? E anche tenuta, cioè la portano in alto, solo che gli fa fare tutto. Capito? Ma certo, è l'italiana poi... più sbagliata dell'Italia. Messo dentro. Poi quando stanno chiudendo, a un minuto la ragazza, no, vabbè, sì, è gay. Alice, è gay. Alice, no, vabbè, proprio non è possibile. Lei quando ha tempo può a momenti respirare o mangiare, però non si può fare. Alice, Mary è proprio gay. Assurdo. Tra l'altro adesso a quanto pare è mia figlia, quindi ho una figlia gay ufficialmente. Devo studiare e passare tre esami. E da calabrese però sei dispiaciuto, mi se pare. Vuoi me la ruolo da calabrese che dice no, queste ormai non esistono più gli eterosessuali, come facciamo ad andare avanti come specie? A me metà era tutta una... ma che se è tutta una moda, sempre così non sì, sì. È così bello con vabbè Calabria. A parte che giù in Calabria, allora, del paese di mio papà, credo nessuno sia di destra in nessun modo, sai, ti dico la verità. Però sono tutti omofobi. Ma no, ma sì, perché... quello sì, però ma nessuno è di destra. Sanno, cioè, non sanno di essere dire. Di destra, forse, non lo so. Capito, non sanno neanche di essere omofobi, probabilmente. No, ma quello è una destra soft. Ma non credo che omofobo sia solo. È una destra soft. No, ma infatti è una destra soft. Non sanno neanche di essere omofobo. Sì, sì, anche perché anche alla sinistra c'è gente che odia gli omosessuali. Ma il fatto è che proprio è talmente ignoranza che loro non hanno idea. Ma è proprio cioè, allora, in quel caso è proprio ignoranza. Cioè, sono cresciuti in mezzo a paesini dove sei strano se hai i capelli anche solo lievemente colorati. Quindi figurati se ami le vecchie. Stesso. Però le vecchie tutte con i capelli arancioni fluo o blu. Mia nonna, infatti, si fa i capelli. Beh, lei ce le ha rosse. Cioè, è il suo colore vero se lo rifà, semplicemente. Però sì, lei è rossì. Battuto bordo. Bastioni. Sì, ma più che altro perché un paesino che veramente ha delle abitudini ormai centenarie, se non di più, è difficile scardinare una roba del genere, cioè non così impossibile. Bisogna questo è vero, Valerio. Suolo, allora. Valerio ha detto una cosa verissima, omofobia e razzismo una volta non erano segnali politici, no, effettivamente no. Beh. Perché era la politica che era diversa, allora, quindi era in conseguenza erano arretrati in generale. Dei motti anche del nazismo, in realtà. Cioè, no, ma perché era proprio un altro tipo di ragionamento a prescindere. Cioè. Però non solo del nazismo. Se ai tempi vedevi una ragazza lesbica, a prescindere da cosa tu votassi, era una cosa strana. Sì, cioè, per te era una roba incredibile, sì. Quindi, effettivamente è vero. Tanti sono cresciuti poi anche con in realtà molto aggressive, non solo razziste per ignoranza, ma proprio aggressive. Anche solo di un'altra religione. O sì, ma abbiamo fatto sempre lo stesso discorso quando le nonne dicono la N-word. Se tu glielo vai a chiedere, per loro non è. No, ma addirittura loro maniera... dicono. Se te lo dicono Ino, loro lo stanno dicendo per affetto, è, no? È per chiamarti, non hanno proprio idea del fatto che sia dispregiativo. Per loro è proprio nominativo, punto. Non... Poi gli dici, no, ma non si dice così, no, ma lui mi sta simpatico, cioè, però non se ne accorge che non deve dirlo dal principio, perché lui dice... Era proprio per chiamare, non era in maniera offensiva. Era, no, probabilmente così. Era in maniera offensiva, solo che è rimasto quello poi... Esattamente, esattamente.
cioè non si sono evoluti, perché poi il loro modo di parlare con i loro stessi della loro stessa età è sempre rimasto quello, e non hanno avuto un nipote che li ha cazziati fino adesso, quindi per loro è tutto a posto. Anche se lo cazzi non possono cambiare 70 anni in due anni, in un anno, cioè... diciamo che è difficile, c'è chi capisce perché magari già il tempo era molto più elastico, chi invece non è mai stato elastico non cambierà mai idea, ti dirà che è una cosa strana, che non si fa, che vanno all'inferno se sono quelli più religiosi eccetera, e cambiano se sono, se hanno l'elasticità mentale di farlo. Sì, cambiano se non sono estremamente... Cioè, che probabilmente... Cioè, non è che non cambiano perché non vogliono, vogliono rimanere di quell'idea o per tigna. No, è perché non capiscono quello che gli dici. Sì, esatto. Sono vecchi e non riescono anche, a... Non hanno neanche voglia di capire spesso. Cioè, no, ma non è che non hanno voglia di capire. Tipo, cioè, mia nonna veramente... Cioè, non è che non lo capisce, lo sa anche, solo che... Non capisce quello che le dico, cioè, nel senso... Non... Guarda, io con i miei parenti ho notato proprio che spesso non hanno voglia, cioè non hanno voglia di capire. Voglia, lì sono degli stronzi, però. Scusa. Perché loro dicono: sì, vabbè, non si dice, ok, zitto, come per dire, no? Cioè, non gli interessa sapere il perché, sì. Non si dice. No, no, come mia dovrebbero... nonna, probabilmente se glielo dico, probabilmente lì per lì mi dice anche: ah, scusa, no, magari così. Però dopo, tipo una settimana dopo, certo, è normale, ma. Come fai? Mia nonna, posso veramente mettermi, vestirmi, essere come voglio, ma per lei in parte che basta che mangia, e cioè, va no? Certo, certo, ci sta anche quella cosa, cioè, lì. Quando te lo fai quel barbone? Non so, nonna, no, mi piace così. Io mi ricordo un discorso di mio barbone, zio. Te lo fai? No. Io mi ricordo un intero discorso di mio zio, per farvi capire, no? Quanto sono rimasti indietro, che non voleva, non mi ricordo se era alla piscina o al mare, alla cabina, non voleva andare, voleva cambiare chiave perché c'era un ragazzo omosessuale e aveva paura che se lo inculava nel bagno. Cioè, ti rendi conto? Io ho detto: ma zio, ma ti pare che gliene frega una bella sega di te che sei nudo a questo? Ma proprio te dove inculare, ma poi perché devi inculare te? Non è un mostro, sì, cioè lui voleva cambiare la chiave perché aveva paura, magari chi su tutta la doccia, ma non è che gliene frega niente di te a questo qui, se fa la sua vita. Allora tu tutte le donne te le vuoi... Magari sì, magari. Probabilmente. Probabilmente, poi... probabilmente. No, poi, magari il commento è risaputo sulle donne che lo fa, ma siamo, pazzi, cioè veramente robe assurde, che tu sembra veramente che quelle cose che dici per raccontare un estremismo, ma che non succede per davvero. No, no, succede per davvero. C'è gente che lo pensa per davvero. Assurdo. Si sa che appena vedi un culo ti ci ficchi, ma... cioè... culo ricco. Ma poi, oh, tutto sto fatto è, però, c'è veramente i ragazzi del sud. Ma poi che se ti prova da un approccio con te, una molestia, quindi ma non è che il problema che sia gay o etero, che è una persona di merda poi, perché sta facendo una molestia. Tutto il tempo a farsi le battute, toccarsi l'uccello per ridere, e poi c'hai paura, certo. Ma che cazzo dici? Veramente. Sì, tra l'altro. Vabbè, comunque, ovviamente mio zio è un... Spero sia ormai una cosa estrema. Per immigrati, per omosessuali, avendo avuto un nipote gay, veramente la più dolce del mondo, però se non mi faccio la barba, mi dice che sembro un albanese e non capisco. No. Che poi gli albanesi famosi per le loro barbe, voglio dire. Io allora, tutti però, gli albanesi che conosco non ce l'hanno. Tra l'altro. No, però la frase "sembri chi Judy Lisi", se questa me la ricordo ed è stata riferita a me. Non sono albanesi, tra l'altro. Ma quello non sono sempre albanesi. Dirlo, perché all'epoca erano quelli che venivano in Italia, erano quelli... messi certo. Un po' peggio, quindi una barba lunga sembra detta, che sei messo peggio, sai, sono le trove. È ormai rimasta quell'usanza lì. Sì, però io gli albanesi effettivamente non c'entrano niente, no, con le barbe, no, zero, cioè il, non, no. Ma in realtà anche c'è qualche tratti... albanese in chat, avete la barba? Magari hanno la barba, ma non hanno la cultura. Io ho avuto tanti grande. Compagni albanesi e hanno, magari lo riconosci da alcuni tratti, ma sono molto simili in realtà. No, sì, è vero. Spesso sono molto simili, ma quindi... non credo per la barba, però. Divanetto Viola, no. Quindi Divanetto Rosso vuole essere albanese? Non è vero, non è vero. Divanetto, però Divanetto è Rosso non esiste, Marco, in ogni caso. Divanetto Rosso. Chi è Divanetto Rosso? Non esiste Divanetto Rosso, me lo sono inventato in questo momento. Sarebbe incredibile se Divanetto Viola sia fosse effettivamente albanese. E magari lo è per davvero ed è effettivamente l'antitesi in tutto di Divanetto. Cioè, mentre Divanetto Puglia desidera l'Albania essere albanese, sì. Se l'altro è albanese sono veramente sarebbe veramente incredibile. Divanetto Viola, ti prego, dimmi che sei davvero albanese, sì, sicuramente una cazzata. Grazie Francesca. Ciao Francesca. Ciao Francesco. Ciao bellezze bellissime, rinnovo più abbraccino. Grazie. Ciao Francesca. Oh mio Dio. Io Francesco l'ho mai vista al vivo, no, vero? No. Non mi sembra. No, mi sa di no.
Tutti i miei amici albanesi per loro stessa missione hanno la fronte molto alta. Quello non me lo ricordo particolarmente. Hanno dei tratti somatici, tra virgolette, che non sono bergamaschi. Guarda, l'unica cosa di quelli che ho conosciuto io... Sì, a volte ce li hanno riconoscibili. Gli unici amici che ho avuto io albanesi, per quanto fossero molti, fate finta che sono 10, 8 erano biondi, però biondini comunque. Questo l'ho notato. Questo è razzismo, lo dico, sareste la permaban. Sì, tra l'altro sarebbe da permaban per davvero. Io un ragazzo, una ragazza est-europea, riesco a riconoscerla abbastanza facilmente, ma perché... Sì, alcuni si capiscono, sì. Però riconosci che est europeo, non riconosci bene di dove. Magari non ti saprei dire rumeno, albanese. La zona precisa, zero idea, ma capisco che è est europeo. Che poi rumeno, cos'è, Balcani, su voi? Sì, mi sembra di sì. Abbiamo già fatto che in realtà rientra nei Balcani, ma non è vero. È nell'est Europa, però est europeo credo il concetto che è rimasto di est Europa è quelli che erano non nella NATO, cioè... quello nel muro... No, ma vi ricordate che ne avevamo già parlato, che avevo cercato i Balcani, però... e alcuni siti dicevano sì, altri dicevano no. Il concetto generale di est Europa va dall'Austria a destra. No, sì, geograficamente sì, però sì. Est europeo come... ufficialmente non dico Romania, sì, Albania... Polonia, Moldavia, le zone un po' più a nord, tipo più a sud, tipo dalla parte del... Albania, robe così, sì, esatto, non credo sia considerato est Europa. No, lì sono Balcani in generico. E appunto est Europa, sì, di solito sono Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Ucraina. Io riconosco forse più li riconosci anche nell'est, però forse quelli che riesco a riconoscere un po' di più sono i nordici. Magari quelli hanno dei tratti un po' più facili, beh, forse da riconoscere. Oppure i Balcani, anche, in realtà, anche tipo gli inglesi. E gli inglesi faccio più fatica. Forse i francesi sono i più difficili. I francesi sono molto simili a noi. No, è che sono anche molto eterogenei. Cioè mischiati, sono molte culture. Esatto. Infatti la polemica che c'era stata, che era infatti una polemica razzista secondo me, è il fatto che la nazionale della Francia sono tutti neri ormai. Ma perché un paese globalizzato deriva dal colonialismo, ma è così. Ma tra l'altro la maggior parte degli insulti razziali venivano dagli inglesi, che hanno nazionale che per metà sono neri, quindi che caspita, che cioè, non ho capito che caspita vuol dire, cioè. Veramente quelli che sono lo volevano dire come per dire ma per forza vince la Francia, sono tutti mezzi africani. Ma cosa vuol dire? Cioè, a parte che ormai anche in Italia ci sono moderni che sono neri, ma che cazzo voglio? Nella storia comunque ci sono stati un sacco di giocatori bianchi e neri in ugual modo talentosi, quindi non vuol dire niente, è solo una cosa razzista per principio e basta. Cioè, non vuol dire veramente nulla. Poi sono solo i vecchi in realtà, perché generazioni nuove... Poi parliamo del giocatore più forte della storia, dicono tutti Messi e Maradona, che non sono neri, quindi non ha senso proprio il discorso dal principio, anche volessero... Anche volessi trovargli un senso, non ha senso lo stesso. Quindi. Che poi anche in Italia cioè, stiamo avendo un sacco di ragazzi delle nuove generazioni che sono neri. Anche nelle Olimpiadi, ma è giusto così. Cioè, siamo mischiati tutti, va bene, evviva. Passaggio termoracolo, al lavoro non succede niente, devo preoccuparmi? Gausti! Facci una risata. Basta il veicolo. Ma infatti, secondo quel principio dovrebbero vincere solo gli africani in tutto, a calcio non vincono mai gli africani nei mondiali. Veramente mai, Allora, sei contento di essere così una chiavica da essere nel termoracolo? Pensa. È l'unica citazione fuori da... A proposito, mi sa che per la 12 ore mi sa che è difficile che arrivi. Non lo so, E devi farlo subito adesso, oggi. Sì, infatti oggi. Che è proprio il momento perfetto per mettersi a lavorare. Senza vabbè, internet ce l'ha. Vabbè, tu ce l'hai effettivamente un pelo almeno. Cioè, per far quella roba lì non mi ci finché vuole. Il browser, roba del genere, può farlo. Per me non si aprono neanche i browser, dopo di 3-4 volte. Che poi credo perché proprio ci sia cattiva connessione in giro, cioè in generale, al di là del mio modem. Perché a te il modem è il mio modem, sa pure. Cioè, quindi... No, ma a me non si accende proprio, però. Cioè, a me non mi connette proprio. No, vabbè, però anche a me il mio si accende, ma sa lì di merda, si vede, ed è... Cioè, credo sia il modem proprio. Quindi. No, io dicevo di adesso che mi va male la connessione, perché probabilmente anche il wifi, il mio telefono, il 3G non è... Il 4G, 5G, anzi. Detti tutti, l'ho detto. Non va benissimo. Quello lì può essere. Quello lì già può essere.
Perché anche prima mi apriva una pagina alla prima botta, le altre dovevo aprirle, chiudere 5-6 volte. Oltre al gioco che, ragazzi, non avete idea di come sto guidando, io sto facendo dei miracoli, penso. Grazie Farra, grazie di 40. Grazie Farra. Franci non mi ha scritto cosa ha mangiato, ero curioso. Ma non scrive. Ha mangiato un panino col pesce. Ma di solito si fa schiscetta veloce, quindi no, pesce non credo. Non vedo l'ora di mangiare. Non è da Franci. Io. Di panino col pesce. Ma pare che stiamo diventando vegetariani, Franci, praticamente. Non è vero, poi ogni tanto la mangio sempre un po' di pollo, qualcosa, però mangio pochissima carne. Col pesce fa bene, eh. Ah, io è ho vero, anche pochissima carne sto mangiando, cioè proprio poche volte. Ma io ormai di pesce mi faccio volentieri sempre il... prendo il nasello, i filetti di nasello, quelli della Conad, costano poco. E mi ci metto lì con l'oliva, i capperi e i pomodorini nella padella. Lascia andare per un po', una cazzata da fare ed è buonissimo. A me il nasello non piaceva, purtroppo, quando lo prendevo per la dieta. Lo buttavo giù un po'... molto controvoglio. Cioè, non è che buono, tanto. Ma a me... Buono, io lo sento che pesce cotto mi dà fastidio. Proprio io non ce la faccio. È veramente un cazzo. Col disgusto. Marco, anche il salmone quando si cuoce mi viene da sboccare. No? Infatti salmone cotto lo mangio, ma deve essere proprio un assaggio. Anche in Giappone l'ho fatto... però deve essere proprio un assaggio. Fa niente. Esatto, poi lì ci sono anche la maionese, quelle cose lì, però se no non ce la faccio proprio, mi viene da sboccare. Ho sboccato solo per l'odore una volta. Me lo ricordo, tre anni fa. Quando... ma la platea, cioè il pesce a me mi sta sul cazzo perché la mia mamma tipo lo cucina, lo fa quello da scegliere, cioè, come si dice, da pulire, roba del genere, tutto, però... sempre un dito nel culo, perché poi qualche spina ci rimane, e poi, cioè, io a farlo io, se devo star lì a togliere la pelle, fare tutto di che, mi spacca la palle, ho proprio voglia. Che dobbiamo finirla, che è un casino. Il pesce filetto, crudo... se prendo il filetto surgelato, che tanto il pesce surgelato è buono. Ecco, sai cosa mi dà meno problemi? Che lo mangiavo perché quello veramente sa di poco, lo mettevo anche nel sugo, il merluzzo. Che comunque quello fa anche bene. Vabbè, ma il merluzzo, il nasello è un merluzzo lo so, un po' meno strong. Come lo fa... so, però mi dava problemi il nasello. Cioè, lo mangiavo perché poi lo mangiavo, era nella dieta, me lo diceva, lo mangiavo. Però veramente contro voglia mi venivano un po' i conatini. Ma se non ti fa. Cioè, se non ti dà fastidio il merluzzo, il nasello dovrebbe far di meno, visto che è meno forte. Come... A me lo dava. Mi sembra, per il mio palato mi sembrava molto più fastidioso. Che poi ripeto, non è che il merluzzo me lo mangi tutti i giorni, però è capitato che mi facessi il sugo. Sento che è diverso, non è tonno. Ma quindi che il tonno vegetariani non vuol problemi. Dire non mai più gamberetti? No, è carne. Come cazzo vi permettete? È difficile quello. Però Franci... Francesca, da te no, ma devo non dire me che... l'aspettavo. No, ma devo dire che con i gamberetti non... Ma secondo me non ce la farà mai a diventare perfettamente vegetariana. Lei è veramente il capo del comitato? Come fa a diventare i gamberetti? Non infatti non ce la farà mai, ve lo dico io. Però praticamente lo siamo, nel senso che ne mangiamo veramente poi, poca. Di voglio dire, non serve diventare... No, basta. Per forza di cose vegetariani. No, basta ridurre le quantità di carne... E robe, io la rossa non la mangio proprio, già, per dire. Ma io pure molto mangio la rossa. Io non mangio carne rossa da una vita, a meno che non era in qualche panino rossa... e non lo sapevo. Ma io se vado a mangiare mai più gamberetti da adesso in poi. Io negli hamburger, che cazzata, Francesca. Nel macinato per il ragù, robe così. Se no, tipo, io le bistecche non le ho mai mangiate volentieri, per dire. Cioè, io le mangiavo anche, però. La carne da grigliata. Non la mangio mai troppo volentieri, a parte qualche cosa in particolare, con le costine. Può diventare pescetariana, sì. Sì, quello magari ce la farebbe di più. Ce la farebbe di più quello lì. No, cioè, per il portafoglio, ma per il tipo le bistecche, ma anche le salsicce mangiate così, non è no, che no, mi piace no. Un sacco la salsiccia nelle messa nelle cose che danno un sapore, però la pancetta nella griglia, le salsicce, le bistecchine, le bisteccone, le bracciole, tutte queste robe qua non mi piacciono molto. Mai, no, ma anche solo il pollo, come fai? Oh, a me il pollo piace tanto, anche il tacchino, anche però le mangio pochissime volte comunque perché sto attento, anche se fa meno male della carne rossa, comunque bisogna stare attenti, infatti ne mangio. No, mi fanno molto fame queste cose qui, Ingrid, però non mi vanno da mangiare. Non è per dire, a me una grigliata normale, no, però se mi dici vai al ristorante di carne a mangiare una bistecca buona come si deve, ti dico sì.
Guarda, io ti dico, la spesa mia di Franci è tutta verde, quando c'è della carne ce la regala la nonna di Franci, se no non la prendiamo. La carne è sempre di pollo, o di tacchino. Una fiorentina, una tagliata come si deve, quello mi piace volentieri. Io non la mangio da... veramente vuol dire che soffri gli appetiti, cioè sei anni o non gli mancherebbero, devo mangiarmi la fettina di carne anche no, io non, vabbè, non li prendiamo mai alla fine, amore, però io lei non li mangio tanto, ogni tanto gli affettati, giusto una piadina ogni tanto, però la fettina di prosciutto, di salame, quelle sono sempre buone, però effettivamente non la mangiamo mai, cioè, no, però l'unica volta che sgarriamo è quando si esce, quella volta lì che magari prendi qualcosa di diverso, però non potresti farlo neanche se diventi vegetariano. Ma infatti io l'ho detto, secondo me lo saremo al massimo al 90%, sai... sì. Esatto, non riesci a farlo. Gli affettati a me fanno cagare, non ce la faccio. Mamma mia, che errore. Ti fanno cagare tutti? Tipo, a me il crudo piace molto, anche se non lo mangio mai. Non tutti, però difficilmente dico, che bello, adesso prendo un po' di prosciutto cotto. Oh, ma vaffanculo. No, quindi gli affettati, tipo, a casa non è che ne mangio mai troppo, però... tipo al ristorante negli antipasti, no, che ti arriva il tagliere con gli affettati di formaggi. Ecco, i formaggi, quello è impossibile. No, non puoi vivere senza formaggio. Beh, ma il formaggio rientra nel vegetariano in teoria. Sì, no, ma vivo in perché lì è vegano se non li mangi. Teoricamente sì, lì è vegetariano. Il meglio del meglio, No, ma infatti io, se tu guardi le pizze che ordino, o c'è il formaggio o c'ho le verdure. Al massimo c'è il tonno di qualcosa di morto, ma se no non prendo niente. Quello, di... non potresti più neanche... No, no, certo, ma infatti io dicevo, io non lo sarò mai al 100%, ma praticamente lo sono già all'80-90%, perché non li mangio veramente mai. Il tonno è l'unica cosa che ogni tanto metto con un'insalata, o magari me lo metto nella pizza. O... a me, tipo, anche... sì, cioè, se la vedessi mi darebbe fastidio la macellazione, però poi li mangio, cioè comunque... sì. No, ma anche, mi piace, cioè, però in realtà anche tutte il problema è che dall'altra parte tutte quelle robe vegane ce ne sono un sacco. Io ho provate, non che fanno sono molto cagare, processate, sono, certo, sono una merda, c'è la merda dentro, ma infatti, della merda, e ma infatti malissimo. Uno pensa, vabbè, è affettato vegano, ne mangio quanto voglio, no, fa malissimo, se esageri, processato 100 volte di più, una cosa normale, ci sono comunque dei conservanti, ci sono delle robe che fanno malissimo, infatti io non esagero mai neanche con quello, ma poi infatti, cioè, io sei vegano o vegetariano, concentrati più sul mangiare effettivamente le verdure. Sì, ma ti, esatto, ti, cucinare, che magari le ti mancano dei sapori salati che non no, ritrovi. No, è vero, quindi... però in quel caso stacci molto attento comunque a quel che prendi. No, quello sì, quello sempre. Merde di quello sempre. Io ho mangiato un po' di hamburger vegani per un po', provato. Dopo 10 volte che l'ho mangiato iniziavano a sapere talmente di niente, ho detto non ce la faccio più. Guarda, io su quello sono fortunato. Quelli della Kyoene, ai carciofi e pomodori secchi. A me piacciono. Io quello ho provato, ma dopo tot... No, a me piacciono niente. Un sacco quelli. Solo a me l'unica cosa da fastidio sono il prezzo. Però tipo, a me piace anche il seitan. Sono fortunato perché il seitan, per quanto seitan mi fa cagare. Per quanto non sappia di tantissimo... Il seitan è il glutine. È quello di... non è soia, non mi ricordo più, non mi ricordo, se finale, comunque quello lì mi piace abbastanza, anche il tofu, perché non sanno di molto ma sanno del giusto che mi piace, e quindi mi, cioè, poi lo sento, io il sapore lo sento parecchio in realtà, sì, del seitan, il seitan è glutine fatto a forma di fettina. A me non dispiacciono, poi magari ci accompagni qualcosa che magari non te lo rende un po' meno secco, perché sai, ma poi la cosa principale è che nemmeno se vuoi mangiare vegano, ma se vuoi mangiare abbastanza sano, porto, senza dover porto, mangiare porto, la merda, devi spendere porto, un patrimonio. Porto. E a me questa cosa non sta tanto bene. Io, per dire, io non mangio male, non, mangio abbastanza sano, però effettivamente o trovi qualche offerta, tipo all'Aldi spesso ci sono le offerte sulle cose vegane, le prendiamo, però effettivamente ti costa un po' di più. 370 kg. A me anche il tempeh non dispiace. Io queste cose qua sperimento, mi piacciono. Poi ci aggiungo la soia, magari cerco di mettergli qualcosa io per... Io per e un poi po la soia, anche lì c'è il falso mito che faccia male, ma in realtà non è che fa male. E che essendo molto salata devi stare attento alle porzioni, ma in realtà la soia non fa male di per sé. È sempre quanta... Soia, sì, la salsa di soia, dico. Semplicemente devi stare attento, perché come ogni cosa se esageri dipende, se la mischi con la cucina italiana dove noi saliamo ogni cosa e in più ci metti la soia, è un disastro. Io che non salo molto, per esempio la soia mi salva, in perché Asia, ne metto un pochettino. In Asia la usano per dar sapore a robe del genere e usano molto meno sale, perché usano tutte altre cose. Se nella pasta di mia nonna gli aggiungi la salsa di soia, probabilmente ti ricoverano con le vene otturate, però nel senso io che non salo molto. Una cosa buona è diminuire le dosi di sale, magari aggiungendo spezie. Io aggiungevo la curcuma, solo che adesso la uso meno perché a Franci non gli piace per niente, vabbè, quindi sto più attento. Altre spezie però... in generale, dico.
Anche solo un bel pepe, ragazzi. Il pepe gli fa schifo pure quello a Francia. Gli piace niente di spezia di merda. E non gli piacciono le spezie. Io il pepe l'aglio me lo metterei. Ma Alice mangiano una marea di carne in Giappone. Come? Bellissima. A me il pepe piace tantissimo. A me un sacco tutto piace in generale. Sai l'unica volta dove lo tolgo perché non lo voglio sentire sotto i denti? Nel salamino. Quando capita, capitava. Sì, perché ogni tanto è un po'. Mi dà come consistenza, mi dà fastidio. Che è troppo dura in mezzo al morbido, mi dà fastidio. Quindi lo toglievo. Però toglievo, appunto, che non lo prendo da una vita. Però le spezie io non ce la faccio. Carne, piace... Guarda, no, l'unica vero, spezia che mi stomaca un po', ma la mangio lo stesso, è l'origano. Ce ne voglio poco, perché sennò mi dà un po' mi nausea. Ma tipo... più che altro anche la consistenza, perché rimane effettivamente il bastoncino e nella pasta mi urta. Tipo nelle pizze di merda, però... dove se tanto origano mi fa cagare. Poi sa solo di quello, non mi... se l'origano quello però appunto nella marinara. Ma non bisogna esagerare. La prendi per l'origano, quindi se vabbè, senti certo, solo la... quello... Ho capito, se la marinara non metti l'origano... Esatto. Non sa di niente, chiaramente. Non prendo la marinara. Ma tipo le pizze quelle unte che... piene d'olio d'origano fanno cagare. Non... Ma ti ripeto, è più come consistenza. Ci va solo nella marinara, cioè... No, c'è gente che la mette nella... Mia mamma la metteva ogni tanto anche nella pasta, ma avete già preso un altro lavoro? Vabbè, a casa sti cazzi. Sì, era quello, avevo preso uno corto. Io sono un amante di tutte le spezie, bene o male. Più che altro mi piacciono... Cioè, quelle che metto più spesso sono peperoncino e curcuma. Come togli l'origano? Vai a cagare, Francia. Neanche l'origano, non ti piace un cazzo. Non ti piace, cosa mangi? Senza piccante non posso stare. Ragazzi, l'ultima volta mi ha fatto... Ha ordinato la pizza. L'aglio lo mangia? Ha chiesto... L'aglio sì gli piace. L'aglietto, però. Effettivamente abbiamo un aglio un po' amaro. Quello che vendono all'Aldi. Noi prendiamo sempre l'aglietto, che quello è buono. L'aglio normale effettivamente è immangiabile, quello lì. Dà solo sapore, ma lo devi buttare via. Ha preso una pizza... Che era, aspetta, ha detto vorrei una marinara ma senza origano niente. Con la mozzarella. E quello l'ha guardato un po' sta roba. La margherita, infatti, allora. Scusa, una margherita, infatti margherita gliel'ho detto, amore, ma chiedigli la margherita. Fatti esatto, la margherita. Perché lei ha detto, aveva paura che non gli mettesse l'aglio. Quindi gli ha dovuto dire così, perché se no, perché la marinara gli metti l'aglio. Allora, effettivamente, però posso l'aglio. Capire, perché chiedere una margherita con l'aglio è e molto non te esatto, e allora siccome aveva paura... No, perché magari te lo mettono tagliato fino lì in giro così... Ma infatti invece ha fatto una pausa lui facendo nella salsa e... Perché lei imbarazzata dal silenzio fa lo posso fare? Lui in silenzio fa tutto possiamo fare lui fa... Però è rimasto un po' stunnato. E che però effettivamente se tu non gli chiedi la marinara e gli chiedi sì, la margherita, Franci, non perché... ti mette l'aglio. Perché nella marinara l'aglio è nella 500 salsa, di ping. La salsa sì. No Marco, non farlo. Però si sente, continua a sentirsi. Però bastarda, deve fare la salsa marinara solo per te, solo col pomodoro e l'aglio, va a cagare. La stai pagando, è andata. La stai pagando, ho capito, ma ti mando anche in culo. Vabbè, ma non era una cosa così complessa, in realtà bastava che mettessero l'aglio, fondamentalmente. No, perché la salsa marinara ce l'hanno già pronta, ce l'hanno di solito. Ma non lo so, perché erano pezzi di aglietto effettivamente tagliati per bene, non mi sembrava una roba preparata in quel momento. Poi vabbè, magari... No, perché appunto la salsa marinara ce l'hai già pronta, cioè te la prepari prima e dopo la spargi con le mestolate sopra la pizza. Di merda. No, però ovviamente lo fanno easy, semplicemente è rimasto un po' stonato perché non capiva la comanda benissimo, poi l'ha capito. C'è stato quel momento di silenzio in cui appunto Francia è intervenuta e ha detto ma posso farlo? Lui fa no, ci mancherebbe, tutto sfigato. Possiamo fare. Per dire, quando mia madre fa le cime di rapa con le orecchiette e capita il pezzo d'aglio dentro al piatto, io non so come fare. Se gli chiedevi una margherita con la salsa della marinara, c'era l'origano poi. Capito, sì, lei invece fai una margherita con la salsa della marinara ma senza l'origano, cioè era ancora peggio di... Effettivamente sì. Ha chiesto una cosa giusta, Franci, però ci sta che sia rimasto stunnato lui, perché è una cosa comunque sia che non è che fa tutti i giorni, quindi... Pizzoni. Poi l'ha fatta, era... Vabbè, era Lorenzo, buona, ma tu comunque... Ma lo doveva scrivere solo per fare il figo, ma loro tra l'altro che dicono che è buona la pizza giusta e le patatine, cazzo, lo dicono solo per fare il meme, solo che adesso sono costretti tutti ogni volta... A prendere ordinare sempre solo quella, non possono ordinare. Sì, sono costretti pizze. Adesso a prendere sempre solo quella e mangeranno sempre solo quella per tutta la loro vita e diranno: ma a me piace. Mentre piangono e la buttano per la seconda fase. Sì, sì. Intanto devo essere costretti a mangiare. Adesso, quella. Seriamente, vedi la scritta, guarda il Würstel poi col sugo e il formaggio e sparisce completamente. Addirittura c'hanno pure le patate che sono forti. Come ma poi la patatina fa sparire sparisce, il sugo, non... la mozzarella. Cioè, se io posto il Würstel ti metto dei pezzi di calzino.
non credo tu te ne accorga, no, se... ma poi, ma perché non li senti con la sabbia, perché ti asciugano tutte le patatine, ti cambia la... fa schifo, non è. Ma ragazzi, io capisco di più se voi la prendete per le patatine, perché i Wurster veramente non capisco. Io sai che la mangio comunque la pizza Wurster e patatine. Ma io la mangio, cioè, io la prendo, però non quella al piatto. Mia mamma quando tipo torna magari una sera dal lavoro e passa a prendere la pizza al taglio, sì, quelle ne prende anche uno spicchio di quella lì. È molto diverso, amore, quella lì con qualche giusto delle patatine, che però è perché è strana quella pizza lì in realtà, è perché è tutto un blocco. Allora, in realtà io feci una volta la pasta. Non è buona per essere buona, però. Franci sta citando la pasta che feci io una volta con i Wurster. La pizzeria li fa un po' cagare, per dire la verità. A parte che l'avevo fatta più che altro perché per la cosa di Sheldon, quindi non è che è una ricetta che faccio sempre, infatti penso di averla fatta una volta sola da quando stiamo insieme, quindi quasi 6 anni. Ma poi quella roba era diversa perché erano Wurster con la pasta lunga, quindi tu mangiavi la pasta e tiravi su anche il Wurster, ma era solo quello. In una pizza che hai comunque gli altri condimenti, hai l'impasto della pizza, hai il formaggio, hai le patatine... Il sugo, che immagino sia un sugo buono se è una pizzeria decente, il Wurster sparisce completamente. No, per me sono le patatine. No, Madoglia, non siete odiati, siete voi che vi odiate. No, siete voi che avete vi ergete, avete messo minchia, non è vero niente. Avete messo in giro questa voce che vi piace la pizza con le patatine e per portare avanti questa battaglia tra falliti, tra l'altro, la dovete tu, quindi. Sì. La dovete mangiare per forza comunque, cioè, vi costringete a mangiare per forza perché dovete battervi per la vostra causa, che in realtà non frega un cazzo a nessuno, è effettivamente una battaglia tra falliti, cioè, anche il discorso che stiamo facendo noi adesso, come si passa qui, oddio. Io nella pizza voglio sempre dei sapori che mi facciano, cioè che sapori che io sento. Ma deve essere. Di solito prendo sempre pizza, il peperone, il tonno con le cipolle. Cioè, io quando mangio una pizza per bene, tonno e cipolle. I peperoni non li mangio. Chissà il motivo, perché per i bambini va bene. Vedi, da 4 anni, proprio dalla prima volta che hai detto a me piace tantissimo, e adesso sei costretto a mangiarla per sempre. Cioè, ma scusami, se tu l'hai sempre mangiata non torni buone. Bambino, sei sempre stato bambino. Poi non ti dà nausea dopo un po' mangiare sempre la stessa pizza. Io mangio sempre la margherita, la margherita per me quattro formaggi e provare anche nuovi gusti. E la margherita non la prendo da tanto tempo. Io la prendo sempre, ecco, una cosa solo surgelata, quella di tal pizza che mi piace la margherita. E la pizza di merda con il prosciutto. No, ma lì l'avevi già detto, ma è più per una questione di comodità, esatto. Perché non è che è brutto il sapore, per quanto faccia cagare il cotto, però almeno lì riesce a mangiare il prosciutto. Ma a me piace crudo, via tutto, allora vai a cagare, vai. È buono. Anche con le melanzane un po', è quando ti metto la fettazza di melanzana lunga, che però non è scioglievole, è un purtroppo spesso, per quanto la pizzeria dove mangiamo noi è buonissima, spesso mi hanno messo effettivamente le melanzane e le zucchine un po' più lunghe ed è meno pratico effettivamente. E che la pizzeria è veramente buona. Un sacco, cioè, le pizze sono uscite fuori negli ultimi anni. Sono d'accordo con Cecio su questo, anch'io. Per me, per trovare una pizzeria buona. Sì, no. Cioè, se io voglio provare una pizzeria per la prima volta. No, io la marinara non. Però io sì, voglio sentire semplici la mozzarella. Essere. Però sì, deve essere la margherita che è quella base, perché così capisco la qualità della pizzeria. La prova del 9 di una pizzeria è sempre la margherita, sempre, unità di misura standard. Dicevo, ultimamente in realtà anche 10 anni ormai, voglio dire, però nelle pizzerie quelle al taglio fanno un sacco, lì fanno un sacco di esperimenti di pizze, di robe. Ma io guarda che ci vado volentieri a volte, infatti. E ce ne trovano veramente di buone. Cioè io guarda che la pizza, io tipo ho preso la pizza con la carbonara o la cacio e pepe, esatto. Che sono incredibili. Cavolo. Ma io poi ripeto sempre, io non capisco perché non faccio una pizza con ragù, insomma, per dire. Beh, che puoi fare il cacio che non sa di niente, sa solo di pepe, poi no, in realtà certo, anche lì c'è la lì è perché prendi il formaggio di merda da romantica ma si fanno io romantica anche Alice pizza. Alice pizza, che sono quelle cose che ovviamente non hai la qualità di un forno, di una pizzeria buona. Catene, però provi, c'hanno un botto di merda e quindi puoi provare un sacco di robe. Io continuo a dire che una delle pizze brutte che mangio delle catene è Spuntini, non me ne voglia, ma fa niente. Non mangio da Spuntini da un po'. Non credo di aver mai mangiato. Guarda che io ho preso di pizza.
Io la pizza alla carbonara che ho preso da Alice Pizza, oh, mi è piaciuta un botto, ti giuro. Ma l'ho preferita anche a delle pizzerie anche buone da Romantica, comunque. Romantica poi ne stanno prendendo. Ma in realtà Alice e Romantica sono lì. E da me quel, da me c'ho al centro commerciale c'ho Romantica. Ed è buonissima la pizza. Cioè, è un altro senso... tipo di esperienza, ma ci sta, secondo me. Ma è di pizza. Poi è chiaro che se ho il forno sotto casa me lo farà più buono. Poi, cioè, dipenderà da chi ci lavora. Lì ci sono le zdore che lavorano la pizza, fanno l'impasto, cioè lì davanti a te e le metto nel forno. Cioè, non è che da me hanno il surgelato. Non, non è che hanno il surgelato che la ficcano dentro. E... hanno anche quello, Moro, Romantica. Da me no. Quello che abbiamo noi al centro commerciale è abbastanza lezzo in realtà dentro, però vabbè, si fa. Da me no, da me ci sono le signore lì che lavorano e fanno, c'ha l'impasto e tutto. Esatto, anche da me le vedo proprio impastare e fare tutto. Ma ti muovi, oh! Cioè, non diverso da una pizzeria normale. Ma invece quella del paese che dicevo prima, lì fa un po' cagare. Io mi spiego. Io sono ragazzi giovani, tutti unti, che sono, non vedono l'ora di andare a casa e finire il turno. Una pizza che dove... con tanto olio poi sopra è buona. Da buttare, cioè, mi dispiace. Ma perché poi ti rovini tutto? Ma come poi ogni non sa ingrediente... di nessuno di olio, fa schifo. No? Ma lì è una, sempre una questione di equilibrio, perché ogni ingrediente in realtà poi ti va a noia. Se tu mi fai la pizza... tonno e cipolle, sono tre cipolle tutta piena di tonno, io sento solo il tonno, non ha senso, non sento niente. Devi sapere anche lì che mi è capitato, anche tonno e cipolla però. Tonno e cipolla, no, ti dico, ogni tanto la prendo perché effettivamente è una di quelle pizze che mi fa sentire tutti i sapori ben distinti. Io sento il tonno, sento la cipolla, sento il pomodoro. Le pizze veramente ci puoi fare il cazzo che ti pare fino a una certa, eppure devono sempre per forza esagerare. Anche nella pizza, dove è difficilissimo esagerare, lo fanno. No, io la prendo rossa. Gourmet Mary. Piene io di crema con tua zia, con la sì, sì, devono sempre andare a cacare fuori dal vaso. Io raramente. Io le come pizze con gli hamburger, che raramente. C'è stato il periodo degli hamburger. Che ti Moro, non lo vuoi l'hamburger super pistacchioso? Dai, io voglio. Io voglio. C'è la pizza bianca di solito con la quattro formaggi, se no la prendo sempre al sugo. La pizza. Io dipende, la pizza bianche con alcune a meno che non prendo la chiaramente cacio e pepe carbonara non la prendo con pomodoro. Io prendo solo pizza bianca. Ci sono quelle con i porcini. Zola e noci mi piace tanto, Con i porcini bianca, per dire. Io non i porcini col pomodoro fan cagare. E che io mangio i funghi ma non sono un amante, io prendo solo non... quelle bianche di pizza. No, io tipo la boscaiola rossa la prendo, cioè funghi, io bianca con la crema di formaggio e la crema di cose di per molti la pizza basilico, bianca non deve esistere, ma cazzo, ma prendete la pizza, cioè quattro formaggi col pomodoro. Io ho visto delle quattro formaggi col pomodoro, ma chi c'è? No, ma guarda che ci sono. Ma poi c'è già da piccolo che formaggio, ma che Ma in realtà da piccolo la prendevo perché volevo sempre sentire il pomodoro nella pizza da più piccolino, quindi me la facevo fare, non era così fastidiosa. No, la crema di uomo, però chiaramente se adesso voglio una pizza a quattro formaggi voglio formaggio. Ma come sempre con il pomodoro, ma come cazzo fai che acido il pomodoro sopra il sempre il discorso ti copre tu col gorgonzola e tu, ma che senti delle pizze che mangi, si può sapere? Cioè, ma veramente posso chiedertelo da amicissimo? Che cazzo sei? Io adesso se ho voglia di una quattro formaggi la prendo sempre bianca. Pizza tenente non l'ho mai mangiata. Cioè se prendi quella con i formaggi senti solo il fritto. E che cazzo hai mangiato? Con i funghi champignon ci stanno, con i porcini invece no. Io mangiai zola e noci con la glassa balsamica anche buonissima pure. Molto buono. Ovviamente bianca anche quella lì. Come fai? Però, allora, devo dire la verità, il 90% delle volte che mi viene voglia di pizza, forse la bufola, c'è sempre il pomodoro di mezzo, però effettivamente, perché a me piace tanto mangiare la pizza spesso, con pomodoro spesso e mozzarella. Anche io. Ma ti ho detto, cioè, la mia, quella che prendo più spesso è la boscaiola, funghi e salsiccia. Io forse la bufala, se devo contare le volte che ho ordinato, margherita, diavola, quattro formaggi, trittico, santo che prendo quasi sempre. Sennò il fatto che la diavola ogni tanto non sa di niente, purtroppo, il piccante, non è neanche così piccante. È il fatto che io la prendo qua, che so di per certo che sa salame buono e il piccante decente. Ma poi te la puoi fare, cioè io a volte, a me è capitato quando avevo, mia nonna mi mandava l'anduia, cioè chiedevo la margherita e poi la mettevo io l'anduia, cioè nel senso alla fine puoi fare ma te la puoi fare tranquillamente. C'ho la mia ricetta, la mia cosa, come si dice, la mia materia prima. Solo che io purtroppo sono molto selettivo con come impastano la pizza e l'impasto in generale. Spesse volte quella fatta in casa, se non la sai fare veramente bene, non è così buona, quindi devo andare forse in pizzeria ogni tanto. La Bismarck è quella col l'uovo, è buona anche quella. Grande Gianni Bismarck. Ecco, con l'uovo per esempio... La Bismarck la fanno anche al sugo,
Sì. Però devo dire che forse se dovessi prendere una pizza effettivamente all'uovo, quindi alla carbonara, la vorrei forse bianca a sto punto. Vabbè, così sento solo quello. In una maniera tremenda. Però l'ho presa la Bismarck tranquillamente col pomodoro, mi piace. Non è che non mi piace. A parte che l'uovo col pomodoro si fa anche come ricetta a voglia. Cioè, normale, quindi non è una cosa così strana. Solo che nelle Bismarck spesso mettono anche il cotto, che io non amo. Un ingrediente buono è una pizza regular. Una pizza qua da me mi fanno la speck noce brie e poi ci mettono sopra il miele. Speck noce brie ci può stare come contrasto, perché c'è dolce e salato. Se ti ci mettono sopra la merda è diverso, chiaramente. No, ma anche non fritto, ragazzi. L'uovo, cioè, si può fare tranquillamente. L'uovo sodo, l'uovo sodo. No, non l'ha scritto Bismarck. Fritto l'ha scritto, non so come chiamarti, amico mio, JV, non so. Comunque, no, io dicevo... fritto di cinte, a parte che è fritto... Allora, in padella, eri sempre tu, Marco, che lo chiamavi l'uovo fritto. Ma cosa? No, mi sa era Ken su Discord che lo chiama l'uovo fritto lui, l'uovo all'occhio di bue padella, nella padella, però non è fritto. Non è fritto. No, ma perché lo fai con l'olio. Perché lo fai con l'olio, sì, intendo, sì, okay. Però non è... perché lo chiamano fritto, però non è... No, perché effettivamente fritto, credo che una friggitura... Allora, a livello tecnico credo che una friggitura si faccia, effettivamente. Perché comunque sotto l'uovo lo friggi con l'olio, sì, però effettivamente. È... Però non lo chiami olio, cioè uovo fritto. No, non c'è la panatura, come la fritto lo devi... il fritto. No, ma non deve essere con la panatura fritto. Fritto però deve essere... immerso nell'olio. Immerso in un grasso caldo. Buonasera. Ok. Dov'è che devo andare a consegnare qui a destra? Io la Bismarck, l'unica cosa, dicevo prima, non la prendo spessissimo, anche perché ogni tanto c'è sempre il cotto insieme. È vero, sì, di solito. Però non mi fa impazzire il cotto in generale, se posso... No, il cotto, però il crudo, come il cotto. No, mi ricordo... No, oddio, forse anche il crudo, sì, forse tutte e due. Sarà che in Calabria si usa chiamarlo così, io non l'ho mai sentito... Dopo da me tanti me lo dicono. Sì, no, io non mi ricordo di averlo mai sentito. Cioè, ti faccio l'uovo, punto. So già com'è, che è l'uovo che è in padella. No! Però sì, se devo fare forse la media di tutte le pizze che ho preso in vita mia, quella che ho ordinato di più è la bufala, probabilmente. Cos'è l'uovo onsen? È l'uovo sopra, quello... Dovrebbe essere quello semi... come si dice, quello che taglia ed è ancora morbidino, ma non è proprio quello con todo. Il tuorlo cremoso, dici? Dovrebbe essere quello. Barzotto. Dovrebbe essere quello tipo del ramen. Cosa? Dove? Voglio bloccare il differenziale, non mi interessa. Non lo faccio più, chi? Cosa? Non ho capito. Non prendi più la pizza, in generale? Se non prendi la pizza di merda, sono solo contento, Lorenzo. Godo. Ne mancano 92 km, amici. Marco, Lucky. Fermati da una parte. Però se ne parlo che sodo. Il sondaggio. Ah, volevi fare il sondaggio di cosa? Ma di che cosa? Non si sa. Ma a parte che la pizza con un sondaggio. La pizza con i piedi e le patatine lì che si mangia loro, penso la mangino in un po'. In realtà. Sono tutti minorenni, però. Capita. Pizza quattro formaggi, rosso o bianca, fallo nel gruppo dei sub. Io ripeto, da piccolino la mangiavo col sugo perché volevo sentire sempre il sugo, però se la dovessi mangiare adesso voglio sentire i formaggi e basta. No, ma va così nato adesso, mica la bambina, bambino. I quattro formaggi sono 20 anni che la prendo con il formaggio. Poi ci sta, è perché c'è dentro il gorgonzola che divide sempre, o lo odi o lo ami, però è buonissima per me. C'è stato il periodo anche quando ero tanto piccolo che gli facevo togliere lo Zola perché ancora non ero pronto a quei sapori lì. Mi ricordo queste cose qua io. Io non volevo vedere neanche i semini nel pomodoro. Del pomodoro fresco. Ma dai, però è veramente il merdaccia di navigatore fatto da degli idioti. Vi voglio bene, ma fatelo chiaro. Ma chiudiamo qua. Sì, so, Marco, quanto ti manca? 47 km. Sono con Vector, faccio la curva qui e... Ora giro, ma guarda tu. No, ma tu hai sbagliato proprio, Vector. È perché fa cagare il navigatore, purtroppo. Dico, perché hai votato pizza quattro formaggi bianca? Comunque? Era effettivamente tre formaggi quando... Sì, ma ero proprio bambino, parlo di 8 anni, 9 anni. Non fai apposta le cose come al solito. Mi hanno fatto fare un incidente, mi sono capottato, esco subito. Va bene, chiudiamo. Non so neanche chi è stato perché è una barriera invisibile, quindi... Vabbè.
due volte. Dai. Boh, ci vediamo quindi stasera con Forza. Con Forza. Mi raccomando, siateci in tanti, perché più si è meglio in quel gioco. Sì, ed è molto divertente. Io forse lagherò e quindi... quindi sarà ancora più divertente. Allachi, ragazzi, per le vostre portiere. Mm? Sì. Dai. Non che con una connessione decente tu non avresti fatto lo stesso. Ma questo... Sì, zitto. Ciao, ciao. Ciao, ciao belli.